Cielo parzialmente coperto, temperatura mite. Passiamo subito alla lettura delle formazioni. Quella del Castelnuovo preannunciata con Franchi, Coppola, Cipolli. Cante, Magnani, Chitici, Fiori e Francini. Per la lettura dello Spezia, le ultime dalla formazione bianconera, la linea Marco Rocca. E un buon pomeriggio quindi agli amici di Canale 56 e Noi TV. Uno Spezia che si presenta con una formazione che era stata preannunciata alla vigilia, quindi con Rubini, Melucci, Sottili, Mingazzini, Bordin e Gutili, Chiappara, Coti, Agostini, Catalano e Zaniolo, Andrea Mandorlini, Porta in panchina, Sforzi, Picagna, De Vincenzo, Salsano, Fiori, Sanguinetti, Carlet. Alla fine è stata scelta, credo Guido, la soluzione più giusta, diretta televisiva, nessun problema fino a questo momento da parte dell'ordine pubblico. A te Guido. Sì, linea subito allo studio, ci risentiamo fra un paio di minuti per la telecronaca di questo attesissimo derby Castelnuovo Spezia. Eccoci tornati dunque in diretta allo stadio Nardini di Castelnuovo, tutto è pronto, le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, come dicevamo in precedenza c'è grandissimo entusiasmo, grandissimo calore, ovviamente dalla Spezia sono venuti in tanti, chiamo in causa Marco Rocca, alla Spezia si crede a questo punto in questa promozione, ma è chiaro che la partita di Castelnuovo è un passaggio direi fondamentale. Sì Guido, i 586 biglietti messi a disposizione dalla società Castelnuovo sono andati polverizzati in, si può dire in poche ore, grande entusiasmo alla Spezia, chiaramente questa diretta televisiva concertata tra Noi TV e Canale 56 ha fatto sì che le cose potessero essere tranquille anche sotto il piano dell'ordine pubblico, squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, i 39 punti della capolista Spezia contro i 30 del Castelnuovo Garfagnana, terza forza del campionato. Guido. Da ricordare che l'incontro, questo big match sarà diretto dal signor Carlucci di Molfetta, coadiuvato dai signori Repaci di Perugia e Rosi di Gubbio. Ricordiamo che il precedente alla prima giornata di campionato era il 5 settembre, lo Spezia si impose per 4-1, segnò tre reti Carlet, il quarto gol di Sanguinetti, per il Castelnuovo andò a segno Emanuele Venturelli, ma da sottolineare che da allora il Castelnuovo ha fatto notevoli progressi e a conferma dello straordinario spessore comunque di questo Spezia, oggi Carlet è in panchina così come l'altro attaccante Fiori. Si è optato Andrea Mandorlini per lo schieramento, come è già successo in precedenza, di Agostini e Zaniolo, mentre Carlet è pronto ad entrare, così come anche le altre due bocche da fuoco, Aquilotte, Fiori e Sanguinetti, in corso d'opera, in corso di partita. Dicevamo di due squadre abbastanza spregiudicate, entrambe hanno segnato 25 gol, questo testimonia di un atteggiamento piuttosto garibaldino che ha dato risultati relativamente alle ambizioni delle rispettive formazioni. Intanto vediamo le squadre a bordo campo nella tradizione casacca giallo-blu, il Castelnuovo nella tanto tradizionale maglia bianca, pantaloncini e calzettoni neri, lo Spezia di Andrea Mandorlini. Squadre dunque che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco in una coreografia scintillante, la tribuna centrale per tre quarti è giallo-blu, ma c'è uno spicchio anche bianco-nero, così come la curva dietro la porta alla destra della tribuna centrale. Ecco le squadre in campo dunque, c'è grandissimo entusiasmo come dicevamo. Tra l'altro il campionato torna dopo due settimane, nell'ultimo turno, quello prenatalizio, lo Spezia aveva pareggiato con non poche sofferenze a Firenze contro la Rondinella, Marco. Sì, uno Spezia che per la seconda volta nel campionato era andato in svantaggio, poi Agostini alla fine del primo tempo aveva un po' messo le cose a posto, in quel caso un terreno ghiacciato, mentre oggi si può giocare decisamente su un terreno all'altezza della situazione. Questo la gara ne risentirà decisamente in maniera positiva. E vediamo intanto inquadrati i giocatori dello Spezia, di cui possiamo ricordare anche la formazione: Rubini, Melucci, Sottili, Mingazzini, Bordin, Gutili,
Chiappara, Coti, Agostini, Catalano e Zaniolo. Vi sono, inutile sottolinearlo, giocatori importantissimi come il capitano Bordì, molte stagioni in Serie A, lo stesso Condor Agostini. E adesso vediamo ancora inquadrata la formazione dello Spezia che si dirige verso la panchina di Andrea Mandorlini. Il Castelnuovo invece che adesso si sta schierando a farsi immortalare dai fotografi, e abbiamo visto questo gesto. Marco, cosa significa dello Spezia? È una consuetudine per i giocatori aquiloti, l'urlo di guerra di inizio partita, finora ha dato esiti, gli esiti che si speravano, ci auguriamo ovviamente per parte nostra di continuare. Il Castelnuovo, formazione tipo possiamo definire, quella che nel secondo tempo ha impressionato a Mantova, ovvero Franchi in porta, Coppola, Cipolli, Benedetti, Venturelli e Fanani, Rossi, Carpagnini, Micchi, Barsotti e Galli. Dunque una formazione ormai collaudata che secondo tradizione si schiererà con il classico 3-4-2-1 con Micchi terminale in avanti. Tutto è pronto, vediamo le squadre che si sono schierate. Il Castelnuovo in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra alla battuta del calcio d'inizio. Facciamo partire i cronometri. Micchi e Barsotti sono partiti, primo pallone lavorato da Benedetti. Micchi si mette in movimento nella posizione di mezzo destro, Matteo Rossi, primo attacco del Castelnuovo, ancora Micchi a destra a cercare Rossi, contrastato da Gutiri, va sulla linea di fondo campo, Rossi guadagna il calcio d'angolo per il Castelnuovo. Primo calcio d'angolo quindi per la squadra di casa con il numero 10 Barsotti che va a battere dalla bandierina per questo tiro numero 1. Dalla bandierina per quello che riguarda la prima frazione, appena pochi secondi di gara, Barsotti al centro, attenzione, la deviazione aerea da parte di Rubini con il rinvio di Coti, poi rimane in zona d'attacco il Castelnuovo finché la palla poi non termina tra le braccia di Rubini che cerca subito di rilanciare per i propri compagni, c'è Gutilli che cerca spazio sul settore di sinistra, con il piatto sinistro controlla, poi è costretto ad indietreggiare, cerca di mettere in movimento Catalano che nel tentativo di restituire palla al compagno si vede ribattere il pallone con Sottili, il lancio a lunga gittata verso Zaniolo di petto per Chiappara, il tentativo di conversione al centro con Chiappara che rimane contuso, c'è il calcio di punizione in favore dello Spezia. Calcio di punizione dunque per lo Spezia alla tre quarti, se ne incarica Catalano, Pasquale Catalano, punto di riferimento delle manovre bianconere spezzine. Tutto Castelnuovo retrocede, compreso il centravanti Micchi. Dunque un avvio subito scintillante ed una partita che promette emozioni, anche perché, come dicevamo in apertura di telecronaca, le due squadre probabilmente non faranno gara tattica, cercheranno vicendevolmente di superarsi. Pallone toccato, Catalano, lo scodella in mezzo, attenzione, colpo di testa, la deviazione proprio di Bordin che era venuto in avanti. Pallone che dunque è terminato a fondo campo, senza impensierire nell'occasione Massimiliano Franchi. Mi pare Mandorlini dalla panchina si sta agitando. Sì, è un atteggiamento piuttosto consueto quello del nostro mister, ma siamo un pochino abituati agli allenatori sanguigni. L'anno scorso c'era Filippi, quest'anno Mandorlini che viene comunque sempre tenuto a freno dal DS Borgo. Un schema abbastanza consueto quello che abbiamo visto in precedenza, con delle palle inattive che vengono sempre manovrate dai giocatori spezzini. Guido. Pallone nel cerchio di centrocampo, capitan Barsotti va a recuperare, avvia l'azione d'attacco, attraversa il campo in senso trasversale, cerca di servire Galli che torna dopo un primo intervento di Mingazzini e poi riparte lo Spezia, attenzione con Coti sulla destra, va subito a chiudere proprio all'altezza della panchina dove si trova Mandorlini con gli altri giocatori dello Spezia, Benedetti, la rimessa in gioco per gli ospiti. Pallone indirizzato in avanti, subito Fanani ad intervenire, l'arbitro lascia proseguire, avvia l'azione il Castelnuovo, Micchi di testa a sinistra, non c'è nessuno, il gioco dunque riprenderà con la rimessa laterale di Coti. Sì, la rimessa laterale appannaggio della squadra ospite con Gianluca Coti, prima stagione in maglia bianca che va a battere, pallone recuperato nella metà campo però da Barsotti che lo cede subito in avanti a Micchi, il pallone che si allontana, probabilmente c'è rimessa laterale, toccherà ancora lo Spezia a batterla, ancora Coti in avanti ma è fuori posizione questa volta Massimo Agostini, quindi indecisione, malinteso tra i due, cerca ancora Bordin di rilanciare l'azione dei suoi, il colpo di testa imperioso da parte di Sottili, poi attenzione a Zaniolo che cerca il lancio su Coti, ha spazio sulla destra, può effettuare il traversone, lo fa in questo momento, attenzione la possibilità da parte di Zaniolo di inzuccare ma il pallone era troppo alto per lui, arriva dall'altra parte Matteo Rossi e può disimpegnare la difesa del Castelnuovo, ma ancora un colpo di testa di Sottili con palla che poi si perde definitivamente tra i meandri del centrocampo giallo-blu. Parte Matteo Rossi in azione di rimessa, placcato, impresa rugbistica, sale il tono della partita,
Vedremo adesso se ci saranno decisioni nei confronti di Mingazzini, che ha proprio abbrancato in presa Matteo Rossi, che se ne stava andando, mentre dall'altra parte mi pare sia rimasto a terra Zaniolo, se non sbaglio. No, si tratta di Sottili. Sottili. Sì, contemporaneamente Carlucci di Molfetta si era accorto, Guido, che era rimasto a terra Sottili nella sua precedente proiezione offensiva, quindi deve ancora prendere decisioni, credo, se combinare o no l'ammonizione a Mingazzini, ma tutto sembrerebbe esaurirsi con un semplice calcio di punizione. Lavoro intanto anche per gli inservienti qui dello stadio Nardini, come potrete seguire anche chi ci sta ascoltando da casa, c'è un clima veramente eccezionale qui allo stadio di Castelnuovo, come detto stadio esaurito in ogni ordine di posti, e proprio per motivi anche di ordine pubblico c'è stato consentito a noi TV e agli amici anche di Canale 56 di irradiare e di trasmettere la partita nelle zone interessate. Intanto Sottili costretto a lasciare il campo, Spezia dunque 10 uomini, ha ripreso il gioco con Garfagnini, il cross, pallone deviato, cerca di controllarlo poi Chiappara che lo allontana in avanti in una metà campo del Castelnuovo dove non ci sono però attaccanti giocatori bianconeri. Venturelli, la sciabolata, c'è Cipolli a sinistra, può controllare invece Galli. Seguiamo ancora gli sviluppi d'attacco di questa azione del Castelnuovo, pallone ribattuto in calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina per la formazione gialloblu. E quindi va a battere per la seconda volta dalla bandierina il Castelnuovo, mentre è in grado di rientrare in campo Sottili, quindi si viene a ripristinare la parità numerica. Attenzione al cross dalla bandierina, respinge Coti, ma c'è ancora pronto il giocatore Galli a tentare un nuovo traversone con il pallone che viene nuovamente allontanato oltre la linea laterale, quindi dal campo per destinazione ora viene restituito a Coti per la relativa rimessa con le mani. Gianluca Coti cerca compagni da servire. Siamo arrivati ormai al quinto minuto di gara con il risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Castelnuovo e Spezia in questa gara inaugurale del girone di ritorno. Non filtra il pallone di Alessandro Galli, la rimessa laterale comunque ancora per il Castelnuovo. Cipolli, per lo stesso Galli a sinistra, ancora Cipolli, c'è Micchi che cerca di far proseguire nello stretto in un fazzoletto. Hanno cercato di articolare l'azione d'attacco sul settore sinistro i giocatori di Favarin. Iniziativa del Castelnuovo in questa fase d'avvio della partita, siamo al sesto. Pallone ancora a sinistra per Galli, subito raddoppiato, cerca di effettuare il cross. Pallone ancora deviato e adesso il conto dei corner sale a 3 per il Castelnuovo contro nessun angolo, mi pare ancora battuto dallo Spezia. Andiamo a seguire dunque gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina, il sinistro di Alessandro Galli, secondo schema collaudato, sono venuti in avanti anche i difensori Venturelli e Fanani, lo spiovente di testa Venturelli proprio tra le braccia di Rubini. Annotiamo dunque la prima conclusione della partita, sesto minuto del primo tempo, su calcio d'angolo, al sesto del primo tempo, il colpo di testa centrale però di Venturelli, lo stesso Venturelli va a raccogliere questo pallone, Galli, tre quarti sinistra, in profondità per Barsotti, chiude la difesa dello Spezia, ottimamente piazzata, poi Coti elude l'intervento di Fanani. Per Agostini, pallone ribattuto da Benedetti, fallo laterale. E quindi la prima opportunità della gara è per la squadra di casa, per il Castelnuovo, che è andato alla battuta di testa con Venturelli, autore, fra l'altro lo ricordiamo, dell'unico gol segnato nella prima giornata del girone di andata alla Spezia. Un colpo di testa che è risultato però troppo centrale rispetto alle possibilità ovviamente di piazzamento di Ugo Rubini. Il Castelnuovo che prova ancora ad attaccare, lo fa sul settore di destra con Matteo Rossi. Il suo cross domato in posizione centrale da Melucci, poi a Mingazzini che può servire nuovamente Coti, prova da superare la linea mediana del campo, Gianluca Coti evita che il pallone esca dalla linea laterale, poi lo cede ancora all'indietro Massimo Melucci, si porta un po' troppo avanti il pallone, poi è costretto a liberarsene con troppa fretta, può ripartire il Castelnuovo. Matteo Rossi, ottavo del primo tempo, Barsotti attacca ancora la formazione Carpagnina, punta Barsotti, il numero 4 Mingazzini che commette ancora fallo, calcio di punizione dunque per il gialloblu di Favarin. Sì, è stato Gutili a commettere questo fallo, c'è Barsotti in avanti, attenzione al cross al centro, il pallone che viene smorzato, poi attenzione perché l'azione era comunque ferma, aveva fischiato Carlucci di Molfetta, Guido. Sì, l'arbitro aveva già fermato il gioco. Si è avuta questa sensazione, probabilmente l'ha avuta anche Micchi, che non è andato sul pallone in modo molto convinto e convincente. Il rinvio dunque ad opera di Ugo Rubini, partita che finora non ha offerto grandissime emozioni, ma abbiamo il pathos proprio della grande giornata, una gara che comunque crediamo saprà offrire grandi spunti. Intanto il pallone viene girato nelle retrovie del Castelnuovo, dove c'è Coppola in azione.
pallone appoggiato sulla destra per Matteo Rossi che lo lascia filtrare, Barzotti subito attaccato, naturalmente molto temuto il capitano del Castelnuovo, l'ultimo tocco è stato il suo, la rimessa in gioco è per i bianconeri ospiti. Sì, l'intervento in questo caso era stato di Sottili, non c'è stata azione fallosa, anzi l'ultimo tocco è stato proprio di un giocatore gialloblu, da che la decisione di accordare allo Spezia la rimessa laterale che viene effettuata da Guttili, il colpo di testa ad allungare la traiettoria da parte di Chiappara, poi Zaniolo non riesce a continuare l'azione, ci sono solo maglie anquilotte dove finisce comunque il pallone, quindi Melucci che prova a mettere in movimento Gianluca Coti sull'estremo settore di destra, palla che termina fuori, Castelnuovo che mi sembra comunque abbia già messo in atto, Guido, la sua consueta tattica garibaldina che ne fa una delle squadre più pericolose soprattutto dalla cintola in su, direi. Certamente la rimessa in gioco di Cipolli, il colpo di testa di Edoardo Micchi, Barzotti molto attivo, il capitano in questa fase d'avvio, Micchi scambia ancora con Barzotti, a sinistra si propone Cipolli, eccolo servito, l'incursione di Cipolli ancora in mezzo, Galli in area di rigore, il sinistro di Galli ripartuto, Micchi il tiro ancora tra le braccia del portiere Rubini, nono minuto del primo tempo, tambureggiante azione d'attacco del Castelnuovo con il tiro finale di Edoardo Micchi, tutt'altro che irresistibile, sale la contesa, adesso è lo Spezia che fa girare palla, i difensori centrali in avanti attaccano i bianconeri che cercano di varcare la linea mediana del campo. Sì, un'ottima azione ancora da parte del Castelnuovo con il centro di Galli per il tiro quasi direi di prima intenzione da parte di Micchi che ancora una volta però non è riuscito a trovare l'angolo e Rubini ben piazzato è riuscito a parare, ora lo Spezia che cerca di tenere botta e quindi di salire in avanti con Zaniolo servito dalla linea del fallo laterale da Guttili, poi Catalano che prova a dettare i tempi dell'azione per gli aquilotti, trova una deviazione invece di un avversario, quindi lo Spezia avrà l'opportunità di rimettere dalla linea laterale con il pallone che deve essere ancora recuperato, ecco è pronto Enrico Guttili sulla sua terza stagione in maglia bianca per servire Chiappara con il destro a manovrare, attenzione raggiunge quasi la posizione di tiro, poi il pallone allontanato, Coti attenzione in avanti, il tentativo di Agostini, poi il pallone che si allontana e il pallone stesso che può tornare tra i piedi del portiere Franchi. Molto bravo nell'occasione Coppola tra due attaccanti dello Spezia a staccare, a favorire poi il disimpegno di Franchi. Fanani di prima sbaglia, Galli intendeva promuovere la discesa sulla sinistra di Andrea Cipolli e proprio su quella fascia mi pare che in questa fase iniziale della partita il Castelnuovo si stia maggiormente proponendo, cercando anche le percussioni violente, talvolta travolgenti, devastanti di Andrea Cipolli. Ma è lo Spezia che articola la manovra, intercetta, capisce tutto Venturelli che poi si avventura in dribbling. Il disimpegno efficace comunque per Barzotti. L'apertura a destra, no, poi ci ripensa. Chiama in causa Coppola che varca ad ampie falcate la linea centrale. Il fallo forse su Galli, si prosegue comunque poi nel momento in cui il pallone giunge a Micchi. Interviene il signor Carlucci di Molfetta a comandare il calcio di punizione per il Castelnuovo. Sì, il gioco si ferma, ci sarà la possibilità da parte della squadra di casa di battere questo calcio di punizione con il capitano Barzotti che è già andato a collocare il pallone sul punto di battuta, siamo quasi sulla tre quarti, c'è vicino anche Alessandro Galli che potrebbe toccare il pallone al numero 10, poi cambiano idea i due, sarà Barzotti a telecomandare questo pallone verso l'ingresso dell'area di rigore dello Spezia con un Castelnuovo nuovo, ripeto, che si è fatto già un paio di volte pericoloso, attenzione al colpo di testa con il pallone bloccato da Rubini e ha tentato poi di sradicarglielo tra le mani Micchi, ma l'operazione non è riuscita, è stato il numero 6 Fanani l'autore del colpo di testa, Guido. Eh sì, grande stacco sul secondo palo di Pacifico Fanani che in questo campionato è già andato a segno diverse volte ed è stato molto bravo il portiere Rubini a non farsi sfuggire il pallone, anche perché era ben appostato Edoardo Micchi. La replica dello Spezia, intercetta però Garfagnini, ancora Matteo Rossi a destra ad imbastire una nuova azione, cerca di partire Rossi, si allunga il pallone, la rimessa in gioco dunque proprio nei pressi della nostra telecamera come vedete, adesso a beneficio dello Spezia con Enrico Guttili, pallone appoggiato, restituito ancora al laterale sinistro di Mandorlini, il pallone in avanti, vediamo che Chiappara cerca di fare movimento, si allunga però il pallone, allora Garfagnini mette in azione Galli, anche Galli molto attivo, la partita è giocata su ritmi assolutamente elevati, Fanani scavalca il centrocampo, pallone centrale, buon gioco alla difesa dello Spezia, poi Barzotti per poco non svelle il pallone dai piedi dei giocatori bianconeri e comunque la formazione di Mandorlini che cerca di ripartire, intercetta Coppola, pallone ancora a beneficio di Matteo Rossi,
ci propone Coppola a destra, lo serve Rossi, vediamo se il difensore di origini napoletane affonda, no, effettua il cross, anticipato Micchi, ancora Benedetti e riparte subito lo Spezia con Agostini. Ecco Massimo Agostini, il Condor guadagna metri, ha spazio sulla destra Cotti, può andare addirittura nella posizione di traversone, poi invita ancora Agostini sulla destra che a sua volta può effettuare il cross, colpo di tacco invece per Cotti, poi il cross al centro, il colpo di testa di Zaniolo, la palla sul fondo, bella azione questa dello Spezia con il prolungato dialogo tra Agostini e Cotti, alla fine è arrivato un cross sul quale Zaniolo di testa ha cercato di impegnare il portiere Franchi, ma il pallone è terminato alto sulla trasversale, prima opportunità per gli Aquilotti. Eh sì, la replica minacciosa dello Spezia dunque al 14° del primo tempo, in precedenza era stato il Castelnuovo in 3 occasioni a rendersi minaccioso, ora però la capolista chiaramente ha fatto capire di poter pungere. 0-0 il punteggio quando ci abbiamo al 15° del primo tempo, ma gara che rimane intensa, vibrante, giocata su ottimi livelli, tra l'altro da due delle migliori squadre, non a caso sono di fronte la terza e la prima della classifica. Coppola chiama in causa Franchi che con i piedi rilancia nella metà campo dello Spezia, staccano ancora però gli tanti difensori centrali bianconeri, fa attenzione il lancio a destra per Coti, opportunità ancora da affondare, il pallone in mezzo, attenzione, colpo di testa e la grande respinta di Franchi, questa è una grande parata, il colpo di testa di Zaniolo, Marco. Sì, questa è una grande parata, il cross pennellato da parte di Coti, l'inzuccata in tuffo da parte di Zaniolo, ci ha messo una pezza veramente grossa come una casa Massimiliano Franchi, andando ad intuire dove sarebbe terminato il pallone e respingendo senza che però nessun Aquilotto poi potesse dare la zampata decisiva. Grande azione comunque. La partita intensa, davvero bellissima, un inizio favorevole a Castelnuovo, ma adesso lo Spezia si sta facendo vedere ed è andato vicinissimo al gol con Zaniolo. Ancora la formazione spezzina, abbrivio d'azione, in avanti il lancio, Coppola fuori tempo, il fallo, il calcio di punizione per i bianconeri, il fallo di Coppola su Zaniolo. Zaniolo, tanta classe, tanto estro, quanto talvolta tanta indisciplina che purtroppo gli costa ogni tanto qualche espulsione, ma è giocatore di grande talento e lo ha dimostrato in questa fase d'avvio. Punizione per gli ospiti, se ne incarica Catalano. Melucci riceve palla da parte di Catalano, si prepara al piatto destro che riesce in qualche modo a mettere in movimento Agostini, poi Coti sull'estremo settore di destra, questa volta è errato il suo cross, può disimpegnare la difesa del Castelnuovo per poi affidare a Micchi le possibilità di controffensiva, va via sulla sinistra Micchi, poi buono questo lancio per Galli, deve uscire dalla propria area di rigore Rubini, poi addirittura dribblare un avversario e porgere ai propri difensori che possono disimpegnare definitivamente. C'è controffensiva comunque per lo Spezia, attenzione a Coti che può mettere il pallone sul piede preferito, rimetterlo poi su Agostini, il velo, attenzione a Chiappara, la sua velocità sulla destra, il tentativo di cross, il pallone che rimane ancora sui piedi di Chiappara, va nuovamente attraverso nel pallone che termina fuori. Partita bellissima, amici sportivi all'ascolto qui al Nardini. Tra Castelnuovo e Spezia se ne sono andati esattamente 16 minuti, 0-0, ma ci sono state almeno 3 occasioni per parte tra Castelnuovo e Spezia che si stanno fronteggiando, dimostrando di valere ampiamente quello che dice la classifica dopo il girone d'andata, ovvero Spezia capolista, formazione ancora imbattuta, Castelnuovo al terzo posto, squadra rivelazione dell'anno, di testa Micchi, poi ancora nel cerchio di centrocampo Garpagnini, e ancora lo Spezia con Agostini a recuperare il pallone, torna Cipolli a frenare l'azione, poi Venturelli ventaglia in avanti nella zona di Micchi, Bordin, Benedetti di prima, non riesce a trovare Barzotti ed è pertanto Gutili che tutto sinistro mette in movimento Catalano, attaccato da Benedetti, il fallo da parte del mediano di Favarin, calcio di punizione che sarà battuto 1 metro oltre l'asse centrale del terreno di gioco. Sì Guido, gran ritmo, grande partita, grande intensità agonistica ma direi anche tecnica, fino a questo momento 5 conclusioni, 3 del Castelnuovo, 2 dello Spezia, ma direi tutte molto pericolose e soltanto la mancata angolazione in qualche caso dei colpi di testa, che sono stati quelli che si sono fatti preferire fino a questo momento, hanno impedito che una delle due formazioni potesse raggiungere il vantaggio. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione in favore dello Spezia, con il pallone che verrà collocato nel cerchio del centrocampo, anzi qualche centimetro possiamo dire al di fuori, c'è Stefano Sottili,
che va alla battuta, l'ex capitano dello Spezia con il lancio a lunga gittata, attenzione a Zaniolo che questa volta salta fuori tempo con il pallone che viene definitivamente allontanato dai difensori del Castelnuovo. Michi prova a spizzicarlo, poi Bordin ha buon gioco nel mettere in movimento il proprio estremo difensore. Rubini ce la gioca con i piedi e d'altro canto il portiere Spezzino ha dimostrato qualche minuto fa di saperci fare. Poi Galli, ancora Barsotti, il pallone schizza su un braccio del capitano gialloblu, già battuta la punizione per lo Spezia con Catalano, pallone in profondità, c'è Venturelli che anticipa Chiappara, chiama in causa Fanani, alza questo pallonetto nel cerchio di centrocampo, lotta Barsotti, torna per primo però sul pallone ancora Cutili, tutto sinistro, sandwich da parte di Benedetti e Garpagnini che lo mettono giù, torna a farsi minaccioso in avanti lo Spezia, lo stesso Catalano lascia però l'incombenza di questo calcio di punizione, sale a pieno organico la formazione di Andrea Mandorlini, pallone lanciato a sinistra dove cerca di chiudere Matteo Rossi sull'iniziativa di Cutili che poi tocca corto, Garpagnini, Barsotti, controlla male, Zaniolo che lo ferma, ancora Zaniolo e comunque Venturelli riesce a chiudere, riparte il Castelnuovo. Attenzione a questo fallo commesso da Bordin, così queste almeno sono decisioni del direttore di gara che è entrato in anticipo su un avversario, tra l'altro i due non avevano la palla in quel momento, il giocatore interessato era Alessandro Galli, calcio di punizione che viene battuto subito dalla squadra gialloblu con Coppola che guadagna spazio sull'estremo settore di destra, poi c'è Michi che rimette sui piedi di Rossi, poi ancora Coppola, attenzione al mancato aggancio da parte di Garpagnini, in qualche modo poi Galli riesce a impossessarsi del pallone, si porta nella posizione di tiro questa volta Guido da dimenticare. Tiro alto di Alessandro Galli esattamente al 20° del primo tempo, molto buono il movimento del fantasista di Forcoli che si è liberato sullo stretto, poi non ha trovato però la conclusione adeguata e per Rubini è stato elementare controllare l'ampia parabola che è terminata abbondantemente sopra la traversa. Intanto una notazione meteorologica, il sole che ci aveva accompagnato fino alle battute iniziali della partita è sparito, la giornata si è fatta più fresca ma tutto sommato anche da un punto di vista meteorologico gradevole. Attacca lo Spezia, Fanani, forse c'è il fallo, l'arbitro lascia proseguire, Garpagnini controlla il pallone, elude con una finta l'intervento di Agostini, avanza ancora l'esperto centrocampista, chiama in causa Matteo Rossi che avanza nella posizione di mezzo destro, adesso è costretto a fermarsi, Barsotti, il fallo da parte di Sottili, l'arbitro che interviene e comanda il calcio di punizione. Sì, vediamo quali saranno le decisioni di Carlucci di Molfetta che però sembra limitarsi a redarguire verbalmente il giocatore Spezzino, quindi un'entrata da dietro, diciamo che in questo caso obiettivamente poteva starci anche il cartellino giallo e da regolamento e anche da come si è svolta l'azione. Ci sarà comunque calcio di punizione per il Castelnuovo che andiamo a seguire con la battuta di Garpagnini, il destro che parte per telecomandare il pallone verso l'ingresso dell'area di rigore, è andato ad arman forte Zaniolo in questa circostanza, poi il rilancio di Cutili, prova a riorganizzarsi lo Spezia ma trova ancora la posizione del valido centrocampo del Castelnuovo. Coppola attacca lo spazio di destra, Barsotti scivola, forse Barsotti si libera comunque di due avversari e va a guadagnare probabilmente, vediamo un po', il calcio d'angolo, forse addirittura il calcio di punizione e ammonizione di Zaniolo. Sì, il primo cartellino giallo della gara al 21° del primo tempo. Sì, il primo cartellino giallo, dicevo Guido, tocca a Igor Zaniolo, l'arbitro ha punito anche il fatto che sia stato colpito il pallone anziché l'avversario, ma proprio la scivolata che poteva causare qualche danno all'avversario. Quindi primo cartellino giallo che arriva esattamente al 22° minuto, ora andiamo a seguire in diretta il calcio di punizione. È un angolo corto di fatto, scocca il 22° sulla linea di battuta Alessandro Galli, vedremo se cercherà il primo palo dove c'è Micchio oppure il secondo dove potrebbero irrompere Venturelli e Fanani, il tocco invece è per Benedetti, il destro in una selva di gambe, il pallone viene ribattuto, poi scatta Coti in azione di rimessa, c'è la possibilità di contropiede per lo Spezia, attenzione a Coti, Chiappara chiama il pallone, Coti supera l'avversario, è rinvenuto su di lui, poi cerca spazio sull'estremo settore di destra, forse si è perso tempo in questo caso, arriva comunque Mingattini, quindi può ancora approdare qualcosa l'azione dello Spezia, ancora libero sulla destra Coti, attenzione area di rigore, buono il recupero da parte di Benedetti che riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo. È una partita dai ritmi intensi, primo angolo della gara anche per lo Spezia
Castelnuovo pericolosissimo qualche secondo fa con la battuta di Benedetti, che è stata respinta dalla selva di gambe che c'erano nell'area spezzina. Ora la formazione bianconera va a battere questo angolo, pallone teso, c'è movimento come sempre in area di rigore, poi Andrea Cipolli che cerca di disimpegnare, vi riesce, rilancia il pallone nelle retrovie dello Spezia, dove Melucci però è tutto solo, può controllare e sbaglia poi il disimpegno su Coti. Marco, una gara intensissima, 23 minuti, siamo ad un quarto di partita e vabbè, francamente dovremmo vedere poi quale delle due squadre riuscirà a reggere meglio questo ritmo. Hai detto veramente bene Guido, una gara intensissima sia sul piano muscolare che direi anche su quello tecnico, entrambe. Ma seguiamo in diretta, attenzione Matteo Rossi, il tiro, la parata di Rubini, ancora una volta la mira difetta agli attaccanti del Castelnuovo. Dicevo di una gara intensissima, tutte e due le squadre sono state in procinto di superarsi a vicenda, poi ripeto qualche errore di mira, ma in qualche caso anche la bravura dei due rispettivi portieri hanno evitato che una delle due formazioni potesse trovarsi in vantaggio. Sta giocando come al solito molto bene Edoardo Micchi, sontuoso in precedenza il suo lancio e anche questo controllo che ha costretto i giocatori dello Spezia a commettere fallo. E in precedenza devo dire sull'azione di Rossi mi è parso che Rossi sia arrivato un po' col fiato corto, intanto ancora il cross per Matteo Rossi anticipato e lo stesso tornante di Favarin ha commesso fallo sull'anticipo dei difensori spezzini. D'altro canto superare la difesa dello Spezia non è facile, lo confermano le statistiche, 7 reti subite nel girone d'andata, di gran lunga la miglior difesa del campionato. E è da notare come lo Spezia in trasferta fino a questo momento, noi ci permettiamo anche di fare gli scongiuri, abbia subito soltanto 2 gol, uno su calcio di rigore a Biella ed uno a Firenze con la rondinella su azione. E intanto Barzotti mette in movimento Cipolli, ha spazio finalmente Andrea Cipolli, punta l'avversario, effettua il cross tagliato, niente da fare, la difesa dello Spezia è sempre lì implacabile con i vari bordini sottili a rilanciare, ma Benedetti 18 metri, Benedetti il destro, il gol, gol di Benedetti, Castelnuovo in vantaggio al 25esimo del primo tempo, Benedetti, grandissima conclusione e il Castelnuovo si porta in vantaggio. Sentirete il boato del Nardini, una grande conclusione per il mediano di Favarin, vorrei sentire anche Marco. Purtroppo palla rubata, purtroppo per noi ovviamente, palla rubata da Benedetti a Coti, poi ha trovato uno spazio improvviso davanti a sé, è riuscito a portarsi al limite dell'area, ha esploso un destro assolutamente imprendibile per Rubini, gran gol di Benedetti, ma purtroppo errore determinante di Coti in questa circostanza. E allora se tu dici purtroppo consentimi di esprimere la mia gioia, d'altro canto avrete capito mentre Micchi scatta ancora sul filo del fuorigioco, la gioia mia e di tutti gli sportivi della Carpagnana per questo straordinario gol, mentre purtroppo vediamo che qualche tifoso di quelli appostati alla nostra sinistra se la prende con le forze dell'ordine, la partita vibrante che adesso il Castelnuovo conduce per 1-0, attenzione Zaniolo, continuiamo a seguire le azioni della partita. Zaniolo costretto ad uscire dall'area di rigore, scambia con Coti, subito lo Spezia in modo veemente, limite dell'area, poi Rossi che riesce ad alzare questo pallonetto di testa Garfagnini, il pallone controllato, la possibilità del tiro, il pareggio di Zaniolo, il gol di Zaniolo, il pareggio e l'orecchio teso di Igor Zaniolo, andare a sentire l'urlo del pubblico, il passaggio, il gol di Zaniolo, ma attenzione, viene annullato. L'arbitro annulla, non abbiamo capito bene, probabilmente la posizione è fuori gioco, anche se io non l'ho rilevato. Forse fuori gioco e naturalmente sono azioni che rivedremo poi alla Moviola. Una cosa è certa Marco, indipendentemente da come finirà questa partita, lo spettacolo che le due squadre stanno offrendo è assolutamente sontuoso. Intanto vi possiamo confermare che vediamo un po', no, il gol è valido. Viene accordato il gol del pareggio. 1-1, gol valido 1-1. È il gol del pareggio, in un primo momento sembrava che l'arbitro su segnalazione del guardaline volesse annullare il gol, alla fine poi ha prevalso probabilmente il parere del direttore di gara.
è accordato il gol di Zaniolo, il sesto gol in campionato da parte di Igor Zaniolo, che ha sfruttato un passaggio di Agostini, è andato al tiro di collo pieno, 1-1 tra Castelnuovo Garfagnana e Spezia, quando siamo arrivati esattamente al 27esimo minuto della prima frazione. 1-1, dunque il gol di Benedetti, la risposta di Zaniolo, cerca di andarsene Barsotti, si lamenta Micchi. Ed ora sentiamo anche i tifosi dello Spezia che si fanno sentire, botta e risposta dunque, e vediamo che purtroppo sulla tribuna la partita e l'ambiente diventano incandescenti. Sì, sono stati due minuti. Ma seguiamo comunque il gioco con la rimessa laterale di Cipolli. Barsotti, si gira Barsotti, l'appoggia ancora su Cipolli. Vediamo se il laterale sinistro riesce ad effettuare il cross. Rossi, il pallone sul sinistro, anticipato all'ultimo momento, poi che appara. La partita rimane incandescente, molto bella. Fanani che spedisce in fallo laterale. Facciamo il punto della situazione quando siamo quasi alla mezz'ora. 1-1 qui a Nardini. Al 26esimo aveva segnato Castelnuovo con Benedetti. Un minuto più tardi il pareggio di Zaniolo. Galli, il pallone in mezzo, Micchi che non riesce a saltare Rubini. Sì, sono stati, Guido, due minuti molto caldi quelli che hanno separato il gol del Castelnuovo e quello dello Spezia. In un primo momento sembrava, ripeto, che fosse stato annullato il gol di Zaniolo, poi c'è stato evidentemente una consultazione tra i due, chiamiamoli così, i due direttori di gara, e il gol è stato accordato, anche perché effettivamente dalla nostra postazione non sembrava che ci fosse fuorigioco. Attenzione a Chiappara, arriva Gutili, il passaggio verso Agostini, questa volta c'è il fuorigioco, Guido. Piuttosto netto, rilevato dal collaboratore di sinistra, quello che lavora di fronte alla tribuna centrale, del signor Carlucci di Molfetta, ovvero Repacci di Perugia. L'altro assistente, come si dice oggi, è Rosi di Gubbio. Fanani, Cipolli, scocca la mezz'ora del primo tempo, 1-1, gran partita qui al Nardini. Peccato per il Castelnuovo che non si è riuscita a gestire il vantaggio, ma lo Spezia è una grandissima squadra, non lo dovevamo certo scoprire oggi. E Zaniolo alla prima disattenzione ha subito punito la retroguardia giallo-blu. Alla battuta del calcio di punizione Benedetti, autore di un gran gol, il gol del momentaneo vantaggio. Pallone per Garfagnini, poi ancora Barsotti, anticipato, e parte Chiappara per l'azione di rimessa dello Spezia. Attenzione a Chiappara che guadagna con la velocità metri su metri nella metà campo del Castelnuovo, poi elude l'intervento di un avversario, si porta sull'estremo settore di destra per effettuare il cross, disturbato dall'intervento di Fanani. Ci sarà calcio di punizione alla ripresa del gioco. Un Spezia che ha saputo reagire fulmineamente al vantaggio, al gran gol messo a segno da Benedetti, e con un'azione in linea proprio sul filo del fuorigioco, ma mi sembra comunque che fosse abbastanza evidente che il fuorigioco non c'era. Zaniolo è andato con il collo del piede destro andare a segnare il gol del pareggio. Per la terza volta passa in svantaggio lo Spezia, per la terza volta riesce a recuperare. Coti trova la posizione di un avversario sul calcio di punizione, poi cerca ancora spazio sul settore di destra con il pallone che viene messo sul campo per destinazione. Si è reso utile nell'occasione Barsotti, che ha contratto l'iniziativa di Coti, che ricordiamo gran protagonista nella gara d'andata, un giocatore che sulla fascia destra in effetti dà un grande contributo alla causa dello Spezia. Controlla intanto Micchi il pallone, che comunque era terminato già oltre la linea laterale. Non so se Marco ha notato qualcosa qui in tribuna, forse. Mi sembra comunque che vada ricomponendosi il tafferuglio di poco fa. Chiaramente, ripeto, sono stati due minuti caldi, questo può aver acceso in qualche modo gli spiriti più ribelli della tifoseria spezzina. Il rinvio, attenzione, con il pallone domato poi da Matteo Rossi, termina in fallo laterale per la rimessa che verrà effettuata dai giocatori aquilotti. E pare aver subito il contraccolpo psicologico del gol subito il Castelnuovo. Adesso lo Spezia attacca pieno organico con questa gran giocata di Chiappara, che costringe Coppola a mettere il pallone in out, dunque per la rimessa laterale, che con tutta calma va ad effettuare il numero 6 Gutili nel campo per destinazione all'altezza dei 16 metri del Castelnuovo. Attacca lo spazio Chiappara, contrastato efficacemente da Coppola. Allora Garfagnini, chiama in causa Galli si libera di un avversario, riesce a mantenere il pallone in campo, ancora Galli, contrastato prima da Melucci e poi Mingazzini, non è riuscito a servire come al solito Cipolli, che si riproponeva largo sulla sinistra. Pallone centrale per Micchi, cerca lo scambio con Barsotti, non si chiude il triangolo,
Allora è Agostini che mette in movimento i compagni di squadra e il solito Coti ad andare a chiudere sulla destra. Condizioni del terreno di gioco che si vanno progressivamente allentando. Catalano, il suo piatto a servire Agostini, attenzione, buono il lancio per Zaniolo che controlla prima con il destro, poi con l'altro piede. Ora ha il problema di girarsi, arriva a supporto Sottili, non interviene l'arbitro su questo intervento che poteva anche essere falloso da parte di Coppola. Può riorganizzarsi il Castelnuovo, avanza con Barsotti oltre la linea mediana del campo, manovra con il piede destro, si avvicina Galli, poi progressivamente si allontana, viene invece a supporto il numero 8 Garfagnini, il lancio in avanti per Micchi, inesauribile, che riesce a raggiungere il pallone in anticipo su Sottili, cerca di guadagnare la linea di fondo per magari usufruire di un calcio d'angolo, trova invece una rimessa laterale. Guido, ancora una volta molto bravo però Edoardo Micchi, che è andato ad attaccare, a recuperare un pallone difficile. Barsotti in piena area di rigore, ancora Barsotti cerca di girarsi, viene chiuso però nella sua azione, adesso punta l'avversario, riesce ad effettuare il cross sul secondo palo ed è Coti, inesauribile addirittura, che va a chiudere e Castelnuovo potrà battere il quarto angolo della partita quando siamo al 33esimo abbondante del primo tempo, 1-1 qui al Nardini tra Castelnuovo e Spezia, ritmo che rimane elevatissimo, le reti al 26esimo benedetti per il Castelnuovo, un minuto più tardi Zaniolo per lo Spezia, l'angolo di Galli, ancora il colpo di testa, poi pallone allontanato, rimane però nei 16 metri, si continua a giocare, Benedetti intercetta, cerca di riproporre subito in area di rigore e addirittura Fanani che va ad attaccare, vedete Cutili che comunque riesce a liberarsi, l'1-2 e il disimpegno della formazione spezzina è efficace. Sì, questa volta con ordine hanno duettato Cutili e Melucci, ma il pallone già tra i piedi dei centrocampisti del Castelnuovo con Barsotti, libero sul settore di destra, può effettuare il traversone al centro, attenzione, forse spostato, chissà, non lo sapremo mai, probabilmente, comunque probabilmente un intervento spalla a spalla tra Coti e Micchi, ma buona ancora una volta la proiezione del centravanti, del numero 9 del Castelnuovo che cercava di inzuccare di testa. Si tratta invece del numero 3, se ce ne siamo accorti, si trattava del numero 3 Cipolli che ha cercato l'inzuccata non trovando però l'impatto con il pallone. Allora può provarci Catalano, il velo però su se stesso da parte di Igor Zaniolo, si può riorganizzare il Castelnuovo. Cipolli, pallone lungo per Galli, controllato da Melucci, pallone ancora in gioco, è lo Spezia che cerca di riproporsi con Agostini, fermato nella morsa di Venturelli e Garpagnini. Cipolli, ancora lui, Micchi, Micchi che punta Bordin che lo ferma irregolarmente, gran partita, ripeto, di Edoardo Micchi che spazia su tutto il fronte d'attacco e anche in questo caso è andato a guadagnare un utilissimo calcio di punizione alla tre quarti sinistra, 10 minuti alla fine del primo tempo, già battuta la punizione, Cipolli, ma il gioco è ancora fermo, l'arbitro che si è portato verso la panchina del Castelnuovo dicendo qualcosa probabilmente ad uno dei componenti, calcio di punizione di cui si incarica Galli. Ecco, Galli alla battuta del calcio di punizione mentre non si sono ancora del tutto placati gli animi qui in tribuna. Il colpo di testa difensivo da parte di Catalano, c'è la possibilità da parte di Benedetti di cercare la posizione di tiro, poi preferisce reggerire verso i propri difensori, può avanzare Coppola in uno spazio vuoto, il passaggio in direzione di Garfagnini che si prepara al cross e poi cambia idea, si porta il pallone ancora sul piede destro guadagnando la posizione di fondo, tagliato fuori dall'azione Rubini, ancora Coti in fase difensiva, in calcio d'angolo, quinto tiro dalla bandierina. Sono 5 dunque i corner per il Castelnuovo contro uno solo battuto dallo Spezia, in parità risultato della gara, 1-1 pari, una rete per parte. Castelnuovo che dunque dopo qualche minuto di relativo sbandamento torna prepotentemente in avanti e costringe ancora sulla difensiva la capolista, l'angolo di Galli, il pallone ancora in mezzo, stacca Micchi, arriva Garfagnini, il pallone e poi incredibilmente prima Fanani e poi Cipolli sbucato come al solito, hanno mancato il facile impatto e il tocco a rete. È qui una regia occulta, se probabilmente c'era fuori gioco. Una regia occulta, comunque qui Guido ha telecomandato il pallone veramente in uno spiraglio tra quattro gambe in pratica, anche se come tu hai subodorato poteva esserci comunque posizione irregolare. Ora lo Spezia che prova ad attaccare, ancora lo fa con Catalano, successivamente con Migazzini, il tocco breve per Chiappara, la sua velocità, la sua percussione nella zona centrale, si fa vedere Coti, questa volta sbaglia il destro Chiappara, il pallone che termina fuori. E io sottolineerei nelle file del Castelnuovo anche lo straordinario lavoro al di là del gol messo a segno di Benedetti che anche in questo caso è andato a chiudere su Chiappara, intanto Galli impazza con il pallone, lo trattiene, poi sbaglia la giocata anche perché vistosamente trattenuto,
è un finale di primo tempo dunque, dove Castelnuovo sta affacciandosi di nuovo con una certa continuità dalle parti della metà campo Spezzini. Sì, mi sembra fra l'altro che il centrocampo del Castelnuovo sia stato ottimo fino a questo momento, soprattutto in fase propositiva, mentre forse qualche difetto, se devo trovarlo, si può individuare nella fase di filtro, sia Benedetti che Garfagnini, che lo stesso Barsotti, stanno giocando veramente una partita splendida. Ancora Garfagnini sull'estremo settore di destra, cerca la possibilità del traversone, ma tocca per ultimo il pallone, il quale termina fuori per la rimessa che verrà operata da Ugo Rubini, che ha subito il suo 8° gol in campionato, ripeto, per la 3ª volta consecutiva. Se questo può valere soltanto statisticamente oppure a storia del campionato, passa in svantaggio lo Spezia, ma il pareggio è stato raggiunto in pratica quasi subito. Il rinvio di Rubini nel cerchio di centrocampo, Matteo Rossi, poi Micchi per Barsotti, possibilità di lanciare a sinistra Galli, pallone forse lungo, Galli ci arriva e vediamo addirittura con grande bravura e anche una certa esperienza va ancora a guadagnare il 6° calcio d'angolo, 6-1 il conto dei corner, a testimoniare comunque una certa supremazia territoriale da parte del Castelnuovo. Si porta alla battuta del corner lo stesso Galli, no, lascia poi l'incombenza a Capitan Barsotti, mentre in area di rigore ci sono Micchi, Cipolli, Rossi, Fanani, anche Venturelli. Lo spiovente di Barsotti, largo, stacca Rossi e gol! Il Castelnuovo torna in vantaggio con Rossi, 39° del primo tempo, Matteo Rossi sugli sviluppi di un calcio d'angolo riporta in vantaggio il Castelnuovo. Sì, è stato Matteo Rossi con un ottimo stacco sul corner, direttamente sul calcio d'angolo, che è andato a colpire di fronte piena, in pratica a nulla è valso l'intervento proprio sulla linea, credo, di Melucci. Il pallone si è impennato superando sia Rubini che lo stesso Melucci ed è terminato in rete per il nuovo vantaggio del Castelnuovo Garfagnana. E la partita è vibrante, entusiasmante, ora Castelnuovo è tornato in vantaggio, Garfagnini. Sentirete forse sullo sfondo il coro dei tifosi gialloblu mentre c'è un fallo di Catalano su Barsotti, a contatto i due numeri 10, le proteste dei giocatori gialloblu, a terra Massimo Barsotti. 5 minuti alla fine del primo tempo, Marco, lo dicevamo anche prima, indipendentemente da come finirà, uno spettacolo all'altezza della grandezza, direi, di queste due squadre. Sì, certo, in questo caso il tifo deve farsi assolutamente da parte. Diciamo che le due squadre hanno degnamente interpretato uno dei big match della stagione, possiamo dirlo, sia per la cornice di pubblico, sia per il gioco e per la cattiveria, ma tra virgolette di senso buono, agonistica, messa in mostro dalle due squadre. E devo dire, un Castelnuovo che sulle palle alte veramente si sta facendo molto rispettare. Abbiamo visto lo stacco di Matteo Rossi, famoso per aver segnato un gol alla nazionale, e il pallone che è entrato inesorabilmente in rete per il vantaggio del Castelnuovo. A bordo campo Barsotti per farsi medicare. Barsotti a bordo campo, Castelnuovo dunque in 10 uomini, mentre Coppola, lo vediamo inquadrato, è pronto per battere questo calcio di punizione. Michele Coppola, acquisto novembrino, ma direi un acquisto azzeccato, come ha confermato del resto fin dalla sua prima partita. Intanto lo vedete, rientra Barsotti, c'è un contrasto al limite dell'area tra il numero 3 Sottili, mi è parso, sì, e Micchi. Il calcio di punizione concesso dall'arbitro signor Carlucci di Molfetta per lo Spezia, se ne incarica Rubini, che dunque ha subito due reti in questi primi 40 minuti, mentre in tutto il campionato ne aveva subiti 7. Ecco, fra l'altro mi sembra che Coppola, soprattutto nella parte iniziale dell'azione, goda di un po' troppa libertà. Gutili ha il suo da fare nella marcatura di Matteo Rossi, mentre in pratica c'è Agostini su Coppola, però soltanto quando la palla è nella metà campo del Castelnuovo. Quindi Mandolini probabilmente dovrà anche ovviare tatticamente a questa disfunzione. Il possesso di palla è ancora per il Castelnuovo Garfagnana, con il pallone porto all'indietro da Rossi ancora a Coppola, poi il pallone in avanti dove c'è Rubini che deve uscire addirittura dalla propria area di rigore, poi Sottili, Catalano con decisione, ma dove ci sono poche maglie aquilotte. Buona la fase difensiva del Castelnuovo, arriva Micchi come sempre inesauribile, generosissimo, c'è rimessa laterale per lo Spezia, tentativo di palleggio di Chiappara, termina a terra il numero 7 dello Spezia, non c'è fallo giustamente su di lui, come ben valuta il signor Carlucci di Molfetta.
che questo è un fallo. Attenzione, probabilmente ci sarà il cartellino giallo anche per il Condor. Massimo Agostini, sì, è il Condor che viene ammonito dal signor Carlucci di Molfetta esattamente al minuto numero 41 della ripresa, quando ormai siamo veramente a pochi spiccioli dalla fine della prima frazione. 42esimo dunque del primo tempo, ammonito anche Agostini. Marco sta tenendo conto delle ammonizioni, in precedenza era stato ammonito anche Zaniolo. Nessun cartellino giallo per i giocatori del Castelnuovo. E intanto sentiamo qualche coro, forse anche generoso, ma naturalmente gli sportivi sono così, il pubblico che becca un po' Agostini, ricordiamo che è nelle regole del gioco. Certo, un grande passato, un passato prestigioso in Serie A. Coppola, pallone che spiove sul settore di sinistra. Andrea Cipolli, vi ricordo che Cipolli è il capocannoniere del Castelnuovo con 7 reti in questo campionato. Poi non riesce a filtrare Galli. Chiappara, chiama Coti, ma c'è Garfagnini che subito serve. Coppola che rilancia in avanti, segnalata una posizione fuori gioco di Micchi, piuttosto dubbia, piuttosto, ma tant'è, e si riprende a giocare. Bene, ci sarà quindi il conseguente calcio di punizione proprio per il fuorigioco a cui facevamo riferimento poco fa. Sarà il capitano Bordin, Spezia nuovamente sotto di un gol con la grande segnatura di testa da parte di Matteo Rossi. Uno Spezia che questi ultimi spiccioli della prima frazione si getta in avanti, ma presta inevitabilmente il fianco alle controffensive del Castelnuovo. Ancora Zaniolo verso Sottili con il piatto destro a mettere il pallone su Gutili, superato però nella fase muscolare da due avversari, ma c'è anche fallo su Enrico Gutili, quindi si riprenderà con una palla inattiva in favore dello Spezia. Andiamo ormai a chiudere il primo tempo. Un minuto alla fine del primo tempo, più eventuale recupero che comunque non dovrebbe essere particolarmente consistente. Punizione per lo Spezia all'altezza della linea centrale del terreno di gioco, il colpo di testa, poi la ribattuta di Venturelli. Micchi che si sta sfiancando, va ancora a pressare Bordin, costretto con i piedi a giocare in direzione di Rubini, che restituisce al suo capitano. Ancora Edoardo Micchi a portare pressione, ma in questo caso è un po' solo. Possono scambiare i difensori dello Spezia, rilanciare nella metà campo del Castelnuovo. Sale altissimo Venturelli, il numero 4 Mingazzini, intercetta Cipolli, il pallone a sinistra per Galli, anticipato, poi c'è un contrasto, un calcio di punizione per lo Spezia per l'entrata in chiaro ritardo da parte di Alessandro Galli. Sì, Melucci ha subito fallo, fra l'altro mi sembra che abbia toccato anche un po' male il terreno con il piede destro. Speriamo che non si tratti di nulla di grave, mi sembra in grado di rialzarsi senza nessun problema Massimo Melucci, quindi semplice calcio di punizione in favore degli Aquilotti, che hanno l'obbligo di chiudere in avanti, mentre dovrebbero essere addirittura 4 i minuti di recupero segnalati dal direttore di gara. Mi sembrano un po' troppi per questa prima frazione, ma essendo lo Spezia in vantaggio non mi lamento chiaramente di questa decisione. Attenzione a Mingazzini, che però perde il tempo dell'aggancio del pallone. Barzotti si aggiusta il pallone con un braccio, giusta la segnalazione del guardialine. Il pallone ormai era sfuggito su un campo che in effetti, come ha segnalato Marco Rocca in precedenza, col passare dei minuti si sta facendo particolarmente insidioso. Chiappara, grande apertura a destra per Coti, che affonda il cross di Coti. Venturelli, ottimo, ottimo intervento di Venturelli. Riparte il Castelnuovo con Barzotti, siamo entrati nella fase di recupero. Massimo Barzotti si ferma giustamente, aspetta che arrivino rinforzi, poi lancia a destra Micchi, un pallone lungo. Micchi si impegna, non ce la fa, pallone a fondo campo. È veramente Venturelli questa volta ha fatto una grande cosa, perché sarebbe stato una specie di calcio di rigore per le possibilità di inzuccata da parte di Igor Zaniolo. Come al solito il cross pennellato da Gianluca Coti, uno Spezia che cerca il pareggio in questo finale di frazione. Attenzione a Zaniolo, guadagna il settore di sinistra dell'area di rigore, poi è costretto ad uscirne all'indietro per Catalano. Ancora la restituzione di palla al numero 11 dello Spezia, Agostini, attenzione, Chiappara prova a restituire ancora palla al Condor, buona l'uscita di Massimiliano Franchi. Guido. Eh sì, grande giocata, triangolazione dello Spezia, come vedete si vedono sprazzi anche di gran bel calcio, ma la partita finora è stata sicuramente molto bella. Già 2 minuti oltre il 45esimo, se non ricordo male 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Coppola mette in movimento Micchi, che però stava rientrando dal fuorigioco, e dunque può intervenire con tutta tranquillità Rubini. Rilanciare in avanti, il pallone molto alto, sorvola la linea centrale del campo, di testa Agostini, ancora Venturelli a svettare, e l'arbitro manda le squadre a riposo. Allora erano 2, sì, forse era... minuti di recupero, possiamo ribadire il parziale, Marco. Sì, 1-1 con i gol messi a 2-1, scusate, era una pia illusione la mia. 2-1. Mandorlini e Favarin.
con noi sempre Marco Rocca di Canale 56. Marco, mi pare che non ci siano state sostituzioni nell'intervallo. No, schieramenti immutati rispetto ad una prima frazione di gara veramente intensissima. Poco dopo il duplice fischio che segnava la fine del primo tempo da parte del signor Carlucci di Molfetta, c'è stato un parapiglia, chiamiamolo così. Attenzione, Rubini para questa volta, un parapiglia tra i componenti delle due panchine. Le decisioni dell'arbitro sono state quelle di allontanare entrambi i tecnici delle rispettive formazioni. Ora l'allenatore, in pratica lo fanno il secondo Marini e Sergio Borgo per lo Spezia, non so per voi. Bene, allora andiamo a seguire questo calcio di punizione. Confermiamo anche le formazioni in campo: il Castelnuovo con Franchi, Coppola, Cipolli, Benedetti, Venturelli, Fanani, Rossi, Carpagnini, Micchi, Barsotti, Galli. Gialloblu che adesso battono questo calcio di punizione con Venturelli, attaccano da destra verso sinistra, Micchi di testa, Galli, seguiamo questa azione d'attacco, travolto Galli, calcio di punizione per il Castelnuovo. Lo Spezia invece in campo con Rubini, Melucci, Sottili, Mingazzini, Bordin, Gutili, Chiappara, Coti, Agostini, Catalano, Zaniolo. Arbitra l'incontro signor Carlucci di Molfetta, coadiuvato da Repaci di Perugia e Rosi di Gubbio. Punizione per il Castelnuovo, lo seguirà per noi Marco Rocca, c'è sulla linea di battuta ovviamente Emanuele Venturelli. Ed è Venturelli che ci diede un dispiacere, parlo sempre ovviamente a noi dello Spezia, all'andata. Venturelli che batterà presumibilmente con il piede destro, ma c'è anche, credo, Galli, ecco, Alessandro Galli, attenzione, questa volta il tiro è piuttosto telefonato, quindi non ci sono problemi per Ugo Rubini. Lo stesso Ugo Rubini può accingersi al rinvio, il pallone è piuttosto alto che ricade nella zona di metà campo per il colpo di testa di Venturelli questa volta. Poi Bordin, tutti attendevano l'alzarsi della bandierina, il che è puntualmente avvenuto, calcio di punizione per lo Spezia. Ricordiamo nel primo tempo le reti di Benedetti al 26esimo, il pareggio di Zaniolo 60 secondi più tardi al 27esimo e poi la rete del 2-1 di Matteo Rossi al 39esimo minuto, che ha fissato finora il punteggio sul 2-1 per il Castelnuovo. Castelnuovo che riparte con Galli, attacca lo spazio Micchi, Galli cambia invece gioco da quest'altra parte dove c'è Cipolli, controllo di Cipolli, converge Cipolli, il destro di poco alto. Ed è stata una buona conclusione quella di Cipolli, che si è portato il pallone sul piede preferito, si è accentrato, poi ha colpito il pallone troppo con l'esterno del piede destro, la traiettoria è risultata larga rispetto ai pali difesi da Ugo Rubini, ma ancora un Castelnuovo che sta dimostrando di interpretare nella maniera giusta la partita, mentre è lo Spezia da risultato che ora deve fare la gara. Agostini verso Coti, attenzione, lo Spezia in avanti. Il passaggio in verticale per le possibilità di intervento da parte di Chiappara, interviene Franchi senza alcun problema. Uscita di Massimiliano Franchi al quarto minuto della ripresa, si preannuncia dunque anche un secondo tempo di straordinario interesse. Abbiamo già detto nel corso del primo tempo esaurito lo stadio Nardini, diviso in pratica a metà tra le due tifoserie. Ancora Castelnuovo, Micchi che punta, allarga a sinistra con Galli che era terminato in effetti in posizione di fuori gioco. Giornata che era di sole fino a pochi minuti all'inizio della partita, adesso si è fatta grigia, non fa comunque freddo qui a Castelnuovo. Intanto c'è stato un fallo di Zaniolo su Fanani che rimane a terra contuso. Nella fase dinamica, chiamiamola così, dell'azione, ha alzato un po' il braccino Igor, ne è venuta fuori una mezza gomitata che però non aveva i crismi della volontarietà vera e propria, almeno questo è il nostro giudizio. Rimane però ferito a terra Fanani, colpito al naso dall'intervento di Zaniolo. Vediamo il massaggiatore e i sanitari della panchina gialloblu che sono costretti ad intervenire. Fra l'altro perde abbondantemente sangue proprio dal naso Fanani, piuttosto arrabbiato nei confronti di Igor Zaniolo. Ecco, lo vediamo quadrato il biondo difensore del Castelnuovo, Pacifico Fanani, tornato in gialloblu dopo due anni alla grande in quel di Pontedera. Castelnuovo dunque in 10, infortunato Fanani. Mi chiedevi prima chi assolverà il compito di Giancarlo Favarin. In panchina ci sono il direttore generale Giovannini e il direttore sportivo Pedreschi. Micchi di testa, Galli non riesce ad articolare la giocata per Barzotti. Castelnuovo sempre in 10, va vuoto Venturelli, non Coppola, ancora Venturelli, tocca per Galli, Galli a sinistra, l'appoggio di Cipolli, possibilità di effettuare il cross, Cipolli non si libera però di Melucci che lo ferma e rilancia Coti. Può avanzare Coti sull'estremo settore di destra dopo un buon disimpegno di Melucci, la velocità di Gianluca Coti, attenzione, si avvicina a Chiappara, cerca la giocata di Fino in corrispondenza di Coppola che si è spostato a sinistra.
in questo secondo tempo, quindi un giocatore anche piuttosto duttile come possibilità di schieramento, e ancora una volta fa una buona giocata il numero 2 del Castelnuovo, mentre l'azione si è spostata nuovamente dalla parte di Franchi, che non ha problemi ad agguantare il pallone con entrambe le mani, effettuare il proprio rinvio, va in leggera pressione Agostini, poi rinuncia l'estremo difensore del Castelnuovo al rinvio con il pallone che si impenna a metà campo per terminare poi sui piedi di Alessandro Galli. Con il sinistro si oppone Melucci, ancora con il piede mancino il numero 11 del Castelnuovo, prova la giocata nei confronti di Barsotti, si avvicina alla tre quarti, buono il passaggio in verticale per Matteo Rossi, non c'è fallo questa volta. Ma attenzione al Micchi, che può effettuare il suo tiro a girare che termina abbondantemente fuori. Marco, francamente ho l'impressione che comunque, non so se sei d'accordo, succederà ancora qualcosa, perché da una parte e dall'altra, quando le due squadre attaccano, danno la sensazione di poter pungere in modo molto incisivo. Cambio intanto, anzi forse doppio cambio addirittura, doppio nello cambio. Spezia, escono Coti, aiutami perché sicuramente conosci... Catalano e Gutili, numero 10 Catalano e numero 6 Gutili, è entrato Fausto Salsano e sto cercando quell'altro. È il numero 14 De Vincenzo. Quindi rivediamo in campo dopo un lungo periodo, 4 mesi, anche Salsano. Attacca lo Spezia, attenzione, pallone a sinistra, Mandorlini dunque prova il doppio cambio, va a chiudere Matteo Rossi e Coti è in campo naturalmente. Sì. Mi sarebbe parso strano sostituire un elemento. Primo pallone toccato da Salsano spessore dopo 4 mesi, è il caso di dirlo. Qual era stato il problema di Salsano? È uno strappo al muscolo sartorio della gamba sinistra che gli impediva in pratica i movimenti ad aprire. Tanto attenzione lancio a Galli. Per Galli, Micchi, è solo Micchi il tiro, ribattuto e il pallone! Forse era entrato, forse no, il guardaline dice che si tratta di semplice rimessa laterale. Castelnuovo però vicinissimo alla terza rete, all'ottavo della ripresa, la percussione di Edoardo Micchi e adesso i calci d'angolo, se non sbaglio sono addirittura 7 per i Giants, anzi non è calcio d'angolo, è rimessa laterale, pallone per Barsotti, il palleggio di Barsotti che si gira, pallone ribattuto. E rimane dunque la sensazione che palesavo in precedenza, che può ancora succedere tanto qui a Nardini. Ci è mancato poco veramente che non portasse a 3 le sue reti il Castelnuovo, il pallone che si è fermato credo proprio a ridosso della linea di porta, ha fatto gridare al gol, poi il guardaline, l'assistente è stato abbastanza chiaro nella sua gestualità, nella sua mimica per indicare che non era entrato. Comunque un Castelnuovo ancora molto garibaldino, chiaramente lo Spezia nel suo tentativo di portarsi in avanti presta inevitabilmente il fianco alle controffensive gialloblu. Fuori gioco questa volta, Guido. Fuori gioco di Micchi, in precedenza addirittura erano finiti in fuori gioco sia Micchi che Galli, nono della ripresa, che lo Spezia naturalmente adesso è costretto a spingersi in avanti e Castelnuovo prova a pungere in azione di rimessa. Attaccano ancora gli spezzini, c'è Garpagnini che va a contrastare, il pallone rimane lì, esce Benedetti, 5 contro 3, Rossi si distende ora al Castelnuovo, c'è tutto solo a sinistra, Galli, eccolo servito, Galli il controllo, Galli punta ancora Galli, però adesso è chiuso, vediamo se riesce comunque a girarsi. E poi va a terra, l'arbitro lascia proseguire e Castelnuovo comunque ha sprecato una buona opportunità. Ha perso il tempo della giocata Galli nel tentativo di aggiustarsi il pallone, lo Spezia poi ha potuto uscire, ma ancora un'ottima riconquista di palla da parte del Castelnuovo a metà campo, dove sta credo costruendo la sua vittoria. Intanto ha sbagliato Coppola che si intendeva servire Barsotti, allora è Agostini che di prima mette in movimento a sinistra un compagno di squadra, vediamo un po', affonda lo Spezia, si libera di Coppola, poi anche di Garpagnini, possibilità proprio per Salsano, il numero 15, vedete la sua agilità, pallone ancora restituito, in mezzo è tutto solo! Ecco di Daniele, il pareggio di Igor Daniele, le proteste, ma ancora una volta, le proteste ancora una volta proteste da parte dei giocatori del Castelnuovo Garpagnana, ma il pareggio di Igor Daniele sul suggerimento centrale di Coti, è intervenito con l'esterno del piede destro Igor Zaniolo, ha messo in rete la palla del 2-2, Guido. Sì, ma probabilmente come sottolineava qualche collega qui accanto a noi di La Spezia,
probabilmente c'era un fallo nel momento in cui poi il pallone è giunto a Zaniolo, le proteste dei giocatori giallo-blu, e dunque al decimo della ripresa lo Spezia si riporta in parità 2-2, tutto da rifare per il Castelnuovo. Peccato perché la formazione giallo-blu aveva sfiorato anche il gol del 3-1, l'arbitro dunque ha convalidato il punto, e certo sulle due marcature dello Spezia pesa, c'è stata qualche contestazione. Pesa decisamente qualcosa, Guido, è paradossale come nel primo tempo, quando sembrava che lo Spezia potesse in qualche modo prendere il sopravvento, è arrivato il secondo gol del Castelnuovo, ora che il Castelnuovo sembrava vicinissimo al gol del 3-1 è arrivato il pareggio, forse viziato, chissà, saranno probanti le immagini televisive ripetute sul gol di Igor Zaniolo, 2-2. Perde palla Barzotti, ecco Salzano che mi pare sia entrato subito bene in partita, si distende ancora lo Spezia e c'è tutto solo Chiappara a destra, ora Cipolli deve andare a chiudere, Chiappara è servito, entra in area di rigore, il tiro di Chiappara, una palombella sulla quale Franchi non ha problemi. 12° della ripresa, partita che rimane bellissima, 2-2 tra Castelnuovo e Spezia, 2 minuti fa il pareggio, doppietta dunque per Zaniolo, va via Rossi, messo giù e probabilmente c'è un nuovo cartellino giallo, vediamo nei confronti di chi, giocatore dello Spezia che adesso rientra il numero 4. Si tratta ammonito, di Nicola Mingazzini. Ammonito Mingazzini, già tre i giocatori dello Spezia ammoniti. Lui un'ammonizione a partita se la prende sempre regolare. Intanto naturalmente adesso la partita si è fatta ancor più vibrante, ci sono molte discussioni anche in tribuna, soprattutto in merito al gol del pareggio del 2-2 dello Spezia. Castelnuovo comunque sembra in grado di riportarsi in avanti. Là il calcio di punizione, il colpo di testa di Micchi, ancora la difesa dello Spezia con Melucci, smorza poi Benedetti, Garfagnini cerca di allargare, non riesce nell'operazione, Coti allora mette in movimento ancora a sinistra, compagno di squadra che salta un avversario, c'era forse la punizione, poi De Vincenzo, pallone troppo largo, rimessa in gioco per il Castelnuovo con Coppola. Rossi, ci abbiamo al quarto d'ora della ripresa, Rossi, lancio troppo profondo con la testa, Melucci chiama in causa il portiere Rubini. Sembra, Guido, che l'inserimento di Salzano abbia già portato qualche beneficio, se non altro in termini di agilità, alla tre quarti attacco dello Spezia. Prova ne sia il gol dello Spezia che, seppur potrebbe essere stato viziato, ma questo poi lo vedremo, è stato in pratica partito da un colpo di tacco smarcante di Salzano per Coti, il quale poi ha messo in movimento Zaniolo che con una prodezza di esterno destro ha messo in rete il pallone del 2-2, ma attenzione ancora Zaniolo sulla destra, la penetrazione in area, attenzione, non c'è il rigore, anche se anche questa volta forse c'è qualcosa da dire, Guido, consentimelo, mi sembrava che l'entrata di Fanani non fosse ma sul pallone, francamente. Però, mi pare che l'arbitro, che era ben piazzato, non abbia avuto alcun dubbio, e mi pare che anche lo stesso Zaniolo non abbia protestato più di tanto. Intanto qui c'era probabilmente una posizione fuori gioco, di rientro, ora la partita in questo secondo tempo sicuramente è molto più frammentata, meno bella, ma a questo punto a mezz'ora dalla fine comincia a farsi sentire la fatica e anche l'importanza del risultato. Sale la temperatura del match, che comunque è stata alta anche nel primo tempo, ma sale anche il nervosismo in campo, mentre le energie sono destinate piano piano a venire meno. Agostini lateralmente, ma si stava avvicinando, si stava centrando Zaniolo, quindi operazione non riuscita per lui. Può ripartire il Castelnuovo, lo fa con Matteo Rossi sull'estremo settore di destra, il tentativo di lancio su Micchi, il pallone allontanato da Sottili, vedremo se in maniera fallosa si dovrebbe trattare di calcio di punizione in favore del Castelnuovo. Sale a battere Coppola, anzi riceve da Rossi, indirizza poi centralmente per Garfagnini che sfugge a due avversari, non riesce però a servire a sinistra a Cipolli, escono dalla propria area di rigore i difensori dello Spezia con il numero 2 Melucci, pressa il Castelnuovo con Cipolli che va a portare pressione, recupera Galli, Galli salta un avversario che lo stende ancora, il boato della tribuna dove sono assiepati i difensori del giocatori, il pubblico del Castelnuovo, e ammonizione anche per il numero 2 Melucci, mi pare il quarto cartellino giallo della partita. 4 ammonizioni tutte per lo Spezia, Melucci, Mingazzini, Agostini, Zaniolo, inquadratura per Benedetti, autore del primo gol della
Castelnuovo, punizione battuta, c'è Alessandro Galli, attenzione, cross al centro, Melucci svetta, ma la palla ancora sui piedi di Galli, contrastato da Chiappara, buono il lancio su Benedetti che si allarga per andare a tentare il cross. Il pallone colpito male da Bordin, poi arriva in extremis Mingazzini a mettere la sfera ancora in fallo laterale. La rimessa in gioco che viene effettuata da Andrea Cipolli, proprio vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Sfugge la palla, Cipolli, forse un attimo di stanchezza per il laterale sinistro giallo-blu, che di fatto consegna il pallone agli avversari, allontana la palla lo Spezia. Poi Zaniolo per un attimo resiste al ritorno di Carpagnini, ora è un po' sbilanciato il Castelnuovo, affonda lo Spezia, si è un po' sbilanciata la squadra giallo-blu, entrano in area di rigore ancora Coti che salta l'avversario e l'arbitro dice che c'è rimessa da fondo campo, ma c'era una spaccatura in mezzo al campo. Sì, effettivamente ha provato Coti ad andare via in velocità su un Castelnuovo che era un po' troppo sbilanciato in avanti. Nella circostanza lo Spezia forse avrebbe addirittura potuto sfruttare meglio la situazione, ma è ancora tempo di cambio l'Alessio Nardini, Guido. Sì, sta per entrare in campo Simone Felici, il popolare gommino, dunque trova spazio al 17° della ripresa, Felici al posto di Galli. 17° minuto della ripresa dunque, Felici per Galli, esce un attaccante, entra invece un giocatore che ha chiaramente propensione a giocare un po' più indietro in fase di marcatura, vediamo come si dispone, mi pare va a destra e probabilmente adesso il Castelnuovo gioca con un 4-2, forse comunque con il solo Micchi in avanti e Barzotti e Rossi che si sposta un po' più avanti. Benedetti. È già tempo di calcoli quindi, Guido? No, direi di no, soltanto che probabilmente Favarin dalla tribuna ha capito che adesso la squadra è un po' stanca, correva il rischio di sbilanciarsi un po' troppo. Bordin palla tra i piedi per il capitano dello Spezia che poi va a battere con il sinistro, con il pallone che si allontana, Coti lo mantiene sul rettangolo di gara, poi Sottili centralmente per Fausto Salsano, Big perde il tempo della battuta questa volta, c'è ancora Micchi implacabile, Mingazzini resiste questa volta ad una carica, poi De Vincenzo all'indietro ancora per Sottili con il piatto a servire compagno di reparto, si tratta di Massimo Melucci, proverà il lancio a lunga gittata, lo fa, c'è Zaniolo pronto subito per Chiappara, attenzione alla possibilità di effettuare il cross, Agostini è scavalcato dalla traiettoria del pallone, arriva anche Felici ma soprattutto il numero uno Massimiliano Franchi per avere la possibilità di effettuare il rinvio alla propria squadra. 19° Benedetti, il controllo per Fanani, adesso sembra più stanco il Castelnuovo ma in grado ancora di giocare, ottima la chiusura dei difensori dello Spezia, il lancio poi completamente fuori misura da parte di Melucci che ha vanificato quanto di buono aveva fatto in precedenza, terreno insidioso, terreno che adesso dimostra di essere anche forse leggermente allentato e fatica dopo un'ora abbondante di gioco che comincia a farsi sentire. Fanani di testa a Barzotti, coglie controtempo Micchi, interviene Bordin, dall'altra parte Venturelli, c'era il Condor in posizione di attesa ma in fuori gioco. Sì, che era una finta posizione di rientro, anche se in realtà proprio grazie al suo soprannome sarebbe stato pronto a precipitarsi sul pallone. Può manovrare a centrocampo lo Spezia con questo recupero di palla di Salsano, il passaggio laterale, ma contemporaneamente c'è anche il fallo su di lui, quindi avrà la possibilità lo Spezia alla ripresa del gioco di usufruire di un calcio di punizione che lo stesso Fausto Big Salsano si prepara a battere all'altezza del 20° minuto di gara con le due squadre sul 2-2. Attenzione a Chiappara, il suo cross al centro, buona la fase difensiva del Castelnuovo che poi con Barzotti prova a rilanciare la sua proposizione offensiva, Melucci ricomincia dalla propria tre quarti in pratica lo Spezia, il colpo di testa di Salsano, quello di De Vincenzo, poi Mingazzini, il playmaker dello Spezia in avanti per Zaniolo, buono il colpo di tacco, Agostini attenzione, il passaggio all'indietro, deve disimpegnarsi con i piedi Franchi, lo fa brillantemente verso Matteo Rossi. È uno Spezia estremamente aggressivo e mi pare che il momento sia favorevole alla squadra ospite che manovra ancora Castelnuovo un po' sulle gambe in questa fase della partita e vedete ancora Salsano che riceve, orchestra il gioco da par suo, Coppola respinge, cerca poi di ripartire ancora il Castelnuovo con lo stesso Coppola, lancio per Rossi, che viene fermato poi Felici, il break, la possibilità per Carpagnini di avanzare, però lo Spezia subito recuperato, viene avanti Carpagnini, si attarda in palleggio e la formazione bianconera che
questa fase della partita sembra poter controllare la gara, può chiamare in causa il portiere Rubini. 21esimo della ripresa, attenzione a Rubini, la gioca con i piedi e la finta, poi ancora gli attaccanti dello Spezia, trattenuto vistosamente per la maglia Zaniolo, arriva Chiappara che gioca molto arretrato, punta Benedetti, lo salta Benedetti, non riesce a fermarlo, ancora Chiappara, è un momento decisamente favorevole per lo Spezia, Chiappara, ci pensa Venturelli a fermarlo. Questa volta bisognava passare il pallone, ottima cosa da parte di Chiappara, un grande Zaniolo direi, ma anche un Salsano che nobilita con una bella partita, un bello scorcio il suo rientro in campionato. Ma la gara si mantiene assai viva, bisogna stare attenti anche al Castelnuovo che può risvegliarsi in qualsiasi momento. Zaniolo, attenzione Agostini, la parata di Franchi. Eh sì, è un momento, come dicevamo, favorevole allo Spezia, Castelnuovo sembra voler riordinare le idee, forse recuperare le residue energie prima dello sprint finale. Felici con la punta del piede, non riesce a servire Rossi, Bordin con calma, ancora pallone a sinistra, lo Spezia, vedete, articola efficacemente la manovra, c'è un recupero di Felici, pallone nella zona di Micchi che riesce a controllarlo, resiste alla carica di Bordin, il pallone termina in fallo laterale, la grande esperienza mi pare in questo caso di Roberto Bordin nei confronti di un Micchi che davanti adesso è rimasto un po' isolato. La rimessa in gioco per lo Spezia, siamo nella fase centrale del secondo tempo, 2-2 qui a Nardini tra Castelnuovo e Spezia nel big match della giornata. Micchi lascia sfilare il pallone e arriva ancora Melucci a controllare e a ribattere in avanti direttamente in fallo laterale. Sempre un ottimo Melucci in anticipo su, che deve impegnarsi però strenuamente su Micchi, che veramente è giocatore capace di fare reparto, lo testimonia anche in qualche modo il modulo del Castelnuovo Garfagnana. Mentre andiamo a seguire cosa succede, c'è l'arbitro che invita il DS dello Spezia, che facente funzione di allenatore in pratica, Sergio Borgo, a riportarsi nelle sue giuste posizioni, attacca il Castelnuovo, lo fa con questo cross da parte di Matteo Rossi, poi va a recuperare Cipolli il pallone sull'estremo settore di sinistra, tallonato com'è da De Vincenzo, cerca spazio il fluidificante di Mancina, cerca poi Barsotti di guadagnare spazio sulla sinistra per potersi predisporre al traversone, buona la sua giocata in velocità, guadagna l'ottavo calcio d'angolo e la Castelnuovo. Ottavo tiro dalla bandierina dunque per il Castelnuovo con Massimo Barsotti, il capitano che se ne incarica. Barsotti è stato molto bravo a deludere l'intervento di due avversari, lo spiovente, il pallone basso, bassissimo di Barsotti, sono ben appostati i difensori spezzini che ribattono in fallo laterale per la rimessa in gioco che sarà effettuata ancora dai giocatori del Castelnuovo. Andrea Cipolli che si porta nel campo per destinazione mentre un battimani dalla tribuna accompagna l'azione di gioco. Barsotti, Benedetti, pallone in mezzo per Micchi, ribattuta ancora Benedetti e poi l'intervento a gamba tesa, così viene giudicato perlomeno in gioco pericoloso da parte del mediano Benedetti, autore del primo dei quattro gol che abbiamo visto qui allo stadio Nardini oggi, con il punteggio fissato sul 2-2. Lo Spezia può rilanciarsi in avanti con Capitan Bordin. Mi sembra opportuno sottolineare come siano stati comunque quattro gol di buona fattura, a prescindere dai vizi di forma che possono esserci stati per falli e falletti, cosa che poi, ripeto, rivedremo con il contributo delle immagini. Seguiamo in diretta ancora Mingazzini, De Vincenzo, Melucci, qualche metro di libertà sull'estremo settore di destra per Chiappara, attorniato però subito da avversari. Melucci opera uno dei suoi, purtroppo con sueti cross, il pallone tra le braccia di Franchi. Guido. Sì, ho l'impressione che lo Spezia al momento voglia un po' controllare la situazione per vedere in effetti se può ancora affondare di più questi ultimi 20 minuti. Intanto c'è stata opera di disturbo nei confronti di Franchi che stava rinviando. Allora Franchi mette in movimento Fanani, da questi a sinistra per Cipolli, subito di prima per Micchi, difende il pallone Micchi, ottimamente se ne va, chiama ancora in causa Cipolli, attorniato, poi Micchi, ancora lui, Micchi, limite dell'area, Micchi, il suo tiro ribattuto, c'era la posizione fuori gioco, probabilmente qua a sinistra di Matteo Rossi e forse anche di Cipolli che si era catapultato come al solito in avanti, rinvio di Rubini intanto va a finire dall'altra parte dove Franchi protegge il pallone. Ora la partita
qua e là affiora qualche scintilla in questo caso, perché Zaniolo è già stato ammonito, questa volta si è gettato coraggiosamente, diciamo così, sul pallone, ma ha rischiato qualcosina, anche perché poi in queste situazioni, Guido, accadono sempre dei parapiglia che possono portare in un senso o nell'altro a qualche gesto o tentativo di reazione. E adesso Zaniolo, grandissimo giocatore, anche molto esperto e smaliziato, come ha dimostrato oggi, autore di due gol, è uno che sovente cade un po' in queste situazioni. Il rinvio della difesa spezzina, dall'altra parte Venturelli per Franchi, che deve giocarla adesso con i piedi, arriva Agostini, Franchi la calcia un po' corta, Garfagnini si allarga Felici, entrato in campo qualche minuto fa al posto di Galli, ma Felici ha calciato quando il pallone aveva già varcato la linea laterale. Pallone rimesso in gioco per Salzano, grande esperienza per Fausto Salzano, poi c'è un'azione forse irregolare, l'arbitro comunque fa proseguire, vanno a portare pressione Carpagnini e Barzotti, ecco ancora Salzano nello stretto, pallone per i giocatori dello Spezia che possono venire avanti, dirizzare su Zaniolo, c'è Venturelli, ottima la sua partita, nessuno si propone, lo fa adesso Barzotti, molto arretrato, capitan Barzotti lancia in profondità per Rossi, Rossi che può puntare l'avversario, converge ancora Rossi, da taglio Cipolli, incredibile occasione, ma c'era la posizione di fuorigioco al 27esimo e dunque anche qualora Cipolli avesse messo dentro il gol sarebbe stato annullato. Sbandieramento da parte dell'assistente, ma comunque buona azione, veramente non è riuscito quasi da sottomisura Cipolli a dare la zampata. Sarebbe stato vano, come tu giustamente hai sottolineato, poiché la posizione di offside comunque c'era. De Vincenzo manovra con il piede destro, in avanti per Chiappara che termina a terra ma non c'è fallo su di lui. Arriva invece un inesauribile Zaniolo sul quale credo c'è fallo. Anche questa volta sorvola il signor Carlucci di Molfetta che sta arbitrando un po' all'inglese, forse anche in virtù delle condizioni del terreno che rendono difficile le interpretazioni arbitrali. C'è semplice rimessa laterale da parte dello Spezia con Salzano, attenzione De Vincenzo, ancora Fausto Big Salzano che può operare traversone al centro, attenzione, arriva Coti, c'è anche una spinta, poi Mingazzini che arriva per primo sul pallone, fa il suo tiretto, la sua mozzarellina che arriva tra le braccia di Franchi senza alcun problema per l'estremo difensore gialloblu. Casomai c'era stata comunque una spinta in precedenza da parte degli attaccanti spezzini, mentre ora c'è questo rilancio nella zona di Cipolli e il solito Melucci che non avrà piedi raffinati ma ha grande sostanza, grande efficacia, difensore ai tante, mi sembra anche abbastanza giovane a vederlo, un così. Un difensore giovanissimo, fra l'altro Melucci di proprietà del Ravenna, è del 78, quindi un ventenne. E tanto c'è un altro cambio. Sì, esce Garfagnini ed entra. Vediamo. Ed entra, adesso lo vediamo, il numero 14, Cavalcante. Sì, perfetto. Minuti 29 nel corso della ripresa. Garfagnini evidentemente stanco, d'altro canto sì, ha fatto una gran mole di lavoro, certo. Dunque Cavalcante per Garfagnini. Siamo alla mezz'ora. Diciamo che con l'ingresso di Garfagnini e Felici è un Castelnuovo un po' meno spregiudicato. Barzotti, suo controllo di prima, tutto molto bello, così come l'apertura a sinistra per Cipolli che effettua il cross, l'uomo addosso, effettua adesso il controcross molto arretrato e lo Spezia che cerca di ripartire, va sul pallone Benedetti, c'è l'intervento scorretto da parte di Benedetti, l'intervento dell'arbitro, il calcio di punizione per la formazione spezzina quando siamo ormai allo scoccare della mezz'ora della ripresa. 2-2 qui al Nardini tra Castelnuovo Carpagnana e Spezia. Capitan Bordina alla battuta di questo calcio di punizione, finta soltanto lo stacco Zaniolo, poi arriva Coti ma è anticipato da Felici, vediamo quali sono le decisioni dell'arbitro, c'è una semplice rimessa laterale che sarà però appannaggio della squadra ospite che va a batterla con Stefano Sottili, l'ex atalantino con il rilancio lungo ancora una volta verso Zaniolo, veramente impagabile per la sua generosità in avanti. Melucci il suo consueto anticipo di testa, poi è il nuovo entrato Cavalcante che va a porgere all'indietro per Fanani con il piede destro verso il proprio estremo difensore che deve disimpegnarsi anche egli con i piedi, poi lo stacco aereo di De Vincenzo, Vincente, Salzano, il tocco felpato, Chiappara, buono il suo tocco in profondità ma nel frattempo si erano mantenuti al di qua della linea dei difensori gli attaccanti spezzini. Intanto abbiamo notato che dopo l'ingresso di Cavalcante in pratica Cipolli, il numero 3, è andato a sostegno insieme a Matteo Rossi
di Micchi in quello che è una sorta di 3-4-3 che si è venuto a disegnare sul campo. Edoardo Micchi di testa, qua dall'altra parte cerca di intervenire Matteo Rossi, c'è forse un intervento a gamba tesa, l'arbitro fa proseguire, poi Coppola ha subito il fallo, la decisione dell'arbitro, calcia un po' basso Venturelli, Micchi, e Micchi viene steso nel momento in cui andava a recuperare il pallone. Si era impantanato il veramente pallone, ammirevole la gara di Edoardo Micchi, non so se sei d'accordo Marco. Sì, Micchi decisamente uno dei migliori in campo, tra i migliori segnalerei ovviamente anche il suo omologo dall'altra parte, Igor Zaniolo, che oltre ad aver segnato due gol ha in pratica tenuto il peso dell'attacco un po' come ha fatto anche lo stesso Edoardo Micchi. Ma attenzione all'azione indiretta, c'è il colpo di testa a liberare, questa volta addirittura udite udite di Chiappara, ma insiste nella sua pressione sulla tre quarti, il Castelnuovo con Benedetti che termina a terra, ci sarà ancora punizione per Castelnuovo. Benedetti, il solito guerriero, soprannominato Polpo per questa straordinaria capacità che ha di recuperare tanti palloni a centrocampo, lo ha dimostrato anche in questo caso, viene a battere Venturelli, la posizione francamente ci sembra improbabile, soprattutto perché in porta poi c'è un estremo difensore del valore di Rubini, ma probabilmente Venturelli cercherà di scodellare in mezzo, di appoggiare, lo fa per Barsotti, limite dell'area, Barsotti subito attorniato da avversari, non riesce a servire Rossi, si avventa sul pallone anche Felici che però viene aggirato, pallone rilanciato poi nella metà campo, molto bravo Fanani ad eludere l'attacco di due giocatori dello Spezia. Ora il Castelnuovo ci riprova, Cavalcante, Micchi di prima, in mezzo Rossi che ci sembra francamente un po' calato alla distanza, Zaniolo frana su di lui, Coppola e la punizione per lo Spezia. Il calcio di punizione in favore dello Spezia, Zaniolo che si era coraggiosamente lanciato a proteggere il pallone è stato travolto nella sua azione di rientro, quindi ci sarà lo Spezia che può andare alla battuta di questo calcio di punizione con il consueto Roberto Bordin che si incarica spesso di questi lanci a lunga gittata. Agostini, una partita votata al sacrificio, la sua, non è riuscito a combinare molto in funzione di tiri in porta o quant'altro, ma ha dato il suo contributo. Matteo Rossi in posizione di mezzo destro, poi il passaggio sul settore di destra ancora per un giocatore del per Felici che è stato messo a terra, quindi calcio di punizione in favore della squadra di casa. C'era Cipolli che come al solito si era proposto a sinistra, Rossi però giustamente atteso perché Micchi era in fuorigioco, adesso il Castelnuovo con Barsotti porta un po' a spasso il pallone, il capitano del Castelnuovo riesce a servire Felici che controlla bene, problema di Felici ora quello di girarsi, di effettuare il cross che gli viene ribattuto, quasi 34 minuti di gioco nel corso della ripresa, 2-2 al Nardini tra Castelnuovo e Spezia, Matteo Rossi quasi sulla linea di fondo campo e va a guadagnare il calcio d'angolo numero 9 contro quanti battuti dallo Spezia? Uno solo. Ma quello che conta però è il risultato della gara che vede il punteggio sul 2-2 e due volte lo Spezia, dobbiamo onestamente ammetterlo, a conferma della straordinaria forza di questa squadra che sembra avviata verso la C1, ha recuperato, cosa non facile. Ma alla battuta dell'angolo Barsotti. Ecco Barsotti che sta per prendere la sua proverbiale rincorsa, attenzione arriva Cipolli, c'è Rubini però in presa aerea a impedire che un cross più lungo potesse assumere i crismi della pericolosità proprio per l'inserimento del numero 3. La velocità di Chiappara termina a terra, c'è punizione per lo Spezia. Alla ripresa del gioco saranno quindi gli Aquilotti a battere, dicevo, il gran numero di calci d'angolo a favore del Castelnuovo, testimonia di comunque di come la squadra di casa abbia interpretato la gara in maniera spregiudicata, proprio come richiede il verbo della squadra toscana stessa. È stato il numero 4, primo ammonito nel Castelnuovo Garfagnana, sì, a terminare sul taccuino del signor Caruso. Ammonito Benedetti quando mancano esattamente 10 minuti al 90esimo. Attenzione a questo spiovente, saltano a vuoto Agostini, Venturelli, Fanani, lo stesso Zaniolo che si lamenta un po' e comunque l'arbitro ha lasciato proseguire il rinvio di Franchi, rinvio lunghissimo, pallone per Micchi di testa, riesce a correggerlo a sinistra, coglie un po' in controtempo Cipolli, arriva poi Cavalcante a portare pressione, Melucci che allontana di testa Benedetti, ancora Cavalcante, Cavalcante è entrato in campo pochi minuti fa al posto di Garfagnini, Fanani, c'è una deviazione proprio di Salzano mi pare, pallone che termina il palo laterale, la rimessa in gioco di Enzo Cavalcante, Barsotti salta un avversario, subisce forse il fallo, l'arbitro però lascia proseguire, si gira ancora,
lancia qua a sinistra Cavalcante in posizione regolare. Cavalcante mantiene il pallone in campo e guadagna, probabilmente no, non c'è calcio d'angolo, pallone che è terminato però a fondo campo. Marco, se l'ultimo tocco era stato di Melucci, sicuramente dalla nostra posizione era più apprezzabile la visione dell'episodio, non lo ha concesso l'arbitro, che si è dimostrato abbastanza certo nell'assegnare la rimessa dal fondo, che va a effettuare Ugo Rubini quando siamo ormai arrivati al 36esimo minuto nel corso della ripresa, sempre 2-2 tra Castelnuovo, Garfagnana e Spezia, con i gol di Benedetti e di Rossi per la squadra di casa e la doppietta di Zaniolo invece per gli Aquilotti. Il pallone che termina fuori con la rimessa laterale effettuata da Melucci, mentre c'è nuovamente la ripetizione della rimessa laterale poiché è stata effettuata in maniera errata. Controfallo, Cipolli, Micchi, cingiamoci dunque a vivere le ultime palpitanti fasi. Ancora Micchi, difende splendidamente il pallone e l'arbitro assegna la punizione al Castelnuovo e c'è il terzo cambio. Fuori Zaniolo, nello Spezia. Fuori Agostini forse. Fuori Agostini, scusate, sì. Sono abituato a vedere Zaniolo con la maglia numero 9, quindi ho commesso un errore, quasi un lapsus freudiano. Fuori Massimo Agostini, dentro Alan Carlet, il bisonte di Cordignano, capocannoniere dello Spezia, lo ricordiamo, con 9 gol. Dopo c'è Zaniolo con 7. Di cui 3 segnati proprio a Castelnuovo nella giornata inaugurale. Gli sportivi carpagnini faranno i debiti scongiuri, mentre Enzo Cavalcante è pronto a battere il calcio di punizione. Fanno movimento Micchi e Cipolli, riceve Cipolli, cerca di restituire ma si chiude bene la difesa dello Spezia, mentre vediamo sulla panchina del Castelnuovo c'è grande movimento. La rimessa in gioco di Andrea Cipolli, pallone per Barzotti sulla linea di fondo campo, Barzotti restituisce a Cipolli, opportunità di dare a Cavalcante che non controlla e riparte allora lo Spezia, attenzione, in azione di replica, possibilità di affondare per la formazione spezzina. Pallone per Salzano che ora lo amministra da par suo, lo dà in mezzo, arriva Benedetti per un attimo e partita ancora che si gioca su temi elevati con lo Spezia che avanza a sinistra. Attenzione a Mingazzini che poi lascia che sia Salzano a impossessarsi del pallone, la possibilità di iniziativa da parte dello Spezia, buona la giocata di Sottili che però poi si allunga troppo il pallone, possesso di palla comunque ancora per gli Aquilotti con Melucci che si aggiusta il pallone sul destro, vediamo se opta per il lancio a lunga gittata, sì lo fa nei confronti di Cotti che avrà qualche difficoltà ad agguantare il pallone, ma c'è anche il fallo da parte di Felici sullo stesso Cotti, quindi lo Spezia avrà l'opportunità di battere il calcio di punizione, va a sistemare il pallone sul punto di battuta Fausto Salzano, vediamo se batterà con il piede preferito, ricordiamo è quello mancino, ma c'è anche Cotti, vediamo quindi come verrà concertata la battuta del calcio punizione. Ancora però un cambio, esce Edoardo Micchi credo, Guido, ed entra chi? Vediamo, entra vediamo naturalmente il suo sostituto naturale, vale a dire Federico Francini. Francini, perfetto, quindi ancora un cambio nelle file del Castelnuovo, girandola di sostituzioni, le energie profuse sono state molte, attenzione a Cotti che cerca di guadagnare l'area di rigore, ma è tutto da rifare. Bisogna ribattere il calcio di punizione, mentre, ripeto, appena uscito uno dei migliori in campo, possiamo dirlo a buona ragione, Edoardo Micchi, lo ha sostituito Federico Francini. D'altro canto Micchi era veramente esausto ormai, aveva speso e dato tutto, soprattutto nella prima ora di gioco che è stata disputata su ritmi elevatissimi. 39esimo abbondante della ripresa, il calcio di punizione dalla sinistra per lo Spezia, il pallone in mezzo, attenzione Bordin che è venuto in avanti, riesce ancora a girarlo, Coppola. E c'è un contrasto in piena area di rigore, abbiamo visto il contrasto. C'è stato un accenno di reazione da parte di Carlet, uno scontro a terra. Scontro con Coppola. Ecco, non so cosa abbia visto l'arbitro, dalla sua mimica non mi sembra che abbia intenzione di fare alcunché, ma ho per un attimo tremato, ovviamente per i colori spezzini, poiché vedete anche l'inquadratura del capannello che si è creato, poiché c'è stata effettivamente una mezza mossa di reazione da parte di Alan Carlet, tra l'altro giocatore che si trova in diffida, quindi sarebbe trattato di una situazione abbastanza pesante per lui in caso di cartellino rosso. Beh, cosa che non è avvenuta. D'altro canto non è che Mandorlini nel quanto riguarda la batteria degli attaccanti abbia molti problemi, visto che può permettersi di tenere fuori giocatori del calibro di Carlet, dello stesso Fiori. Tanto qualche problema per Coppola, sì, il gioco è fermo. Sì. Spezia, il gioco è fermo al 40esimo del secondo tempo sul punteggio di 2-2. Secondo te Marco, a questo punto, ecco, ora possiamo farla questa considerazione in questi ultimi 8-9 minuti che mancano, considerando il recupero, le due squadre si accontenteranno?
Castelnuovo ha disputato una grandissima partita, ha messo paura al grande Spezia. Lo Spezia manterrebbe il primato e l'imbattibilità stagionale? Ma certo, ideologicamente potrebbero accontentarsi, ma mi sembra che siano due squadre forse incapaci di amministrarsi fino in fondo, cioè cercheranno comunque le opportunità fino alla fine per superarsi a vicenda. Poi è chiaro che a questo punto il 2-2 deve, ripeto, deve tra virgolette stare bene a entrambe le squadre per diversi motivi. Intanto Coppola è a bordo campo e se non ricordo male Castelnuovo ha già effettuato le tre sostituzioni così come lo Spezia, e dunque Castelnuovo rischia di giocare queste ultime battute della gara in 10 uomini. Ora va ancora Benedetti a staccare di testa, rinvia però lo Spezia, scatta, attenzione Carlet entra in area di rigore e sciupa probabilmente il pallone della vittoria al 41esimo minuto. Rapidissimo Carlet, mentre mi pare che Franchi abbia ancora qualcosa da dire all'arbitro. Eccolo inquadrato Alan Carlet, 41esimo della ripresa. Carlet è andato via in progressione e ha poi calciato il pallone, per fortuna del Castelnuovo, in modo non troppo ottimale. Guido, sulla carta era un'occasione con i fiocchi questa. È chiaro che anche le condizioni del terreno, questo mi sento di spezzare una lancia per Alan Carlet, permettono controlli abbastanza approssimativi. Basta una minima buca, e ce ne sono molte, e il pallone può impennarsi. Quindi anche il rimbalzo può aver ingannato la possibilità di tiro finale da parte di Alan Carlet. Salsano supera un avversario, poi viene steso, calcio di punizione per lo Spezia. Calcio di punizione per lo Spezia, il fallo di Benedetti, ancora Salsano, vivacissimo, ha giocato in pratica solo la mezz'ora finale, ma ha dimostrato di essere giocatore importantissimo, ancora lui, pallone al limite dell'area, soffre in questa fase finale, Castelnuovo, una serie di batti e ribatti, alla fine il pallone giunge a Francini, lo appoggia su Barsotti, cerca ora di distendersi la formazione giallo-blu, Barsotti appoggia a destra per Rossi, Rossi converge, Rossi deve però adesso liberarsi di questo pallone. Sul piano fisico francamente mi pare più pimpante lo Spezia in questo finale. Cipolli, Castelnuovo ha speso molto soprattutto nella prima ora di gioco portando un pressing incredibile. Panani, pallone per Rossi che viene anticipato, è stanco Rossi così come stanco il Castelnuovo, lancio in profondità, Venturelli controlla, poco più di un minuto al 90esimo, non trova compagni su cui appoggiare, poi il lancio di Venturelli è fuori misura. Più fresco, più pimpante lo Spezia in questo finale. Sì, l'impressione Guido è questa, anche se ovviamente bisogna tenere conto di molti fattori. Anche lo Spezia ha profuso parecchie energie, forse il tasso tecnico superiore dei giocatori aquilotti permette qualche giocata di fino di più. Comunque è una gara questa che ha a questo punto alte probabilità, non ce lo nascondiamo, di terminare sul risultato di parità. Vedremo chi delle due squadre avrà il coraggio di terminare magari in avanti. Tanto l'entrata a gamba tesa di Andrea Cipolli e il calcio di punizione a terra, mi pare Melucci, numero 2. Calcio di punizione per lo Spezia. Francamente va detto che, considerando la partita nella sua globalità, il risultato di parità ci può stare, anche se naturalmente il Castelnuovo avrà sempre il rimpianto di non aver saputo gestire il doppio vantaggio. Attenzione ancora a Carlet, ottimo Venturelli, migliore mi pare, migliore dei difensori del Castelnuovo. Decisamente, si stava liberando Alan Carlet, a quel punto diventa un'arma impropria, se riesce a liberare il sinistro, è stato bravo appunto Benedetti ad impedirglielo. Impazza Barsotti, subisce il fallo, calcio di punizione quando scocca il 90esimo minuto. Si va dunque a recupero, teniamo d'occhio il signor 4 minuti? 44esimo, sì, sta per scoccare, dicevo, il 90esimo. Teniamo d'occhio dunque il direttore di gara, quanto concederà di recupero. Pallone a destra, ancora Barsotti, possibilità di affondare. Cavalcante riesce a toccare a sinistra per Cipolli che restituisce in qualche modo, poi la difesa dello Spezia disimpegna e scatta ancora la formazione bianconera con Chiappara che sbaglia tutto. E qui campo e stanchezza hanno sicuramente influito su questa giocata di Chiappara.
mentre saranno 4 i minuti di recupero, quindi si giocherà questa volta sì fino al 49esimo, non come la topica che ho personalmente preso nella prima frazione di gara data la distanza, quindi ancora 4 minuti e ripeto vedremo quale sarà l'atteggiamento delle due squadre che a questo punto devono badare, questo è chiaro, soprattutto a non perdere. Attenzione alla partenza di Carlet, e viene fischiato a Carlet il fallo, anche se secondo me lo aveva cominciato il suo avversario diretto. Io ho l'impressione, Ventura, Marco, però, che a questo punto davvero nelle due squadre subentrino due componenti fondamentali, la stanchezza e la paura di perdere una partita che credo nessuna delle due squadre meriterebbe di perdere. Indubbiamente, anche perché ripeto il risultato più giusto che questa partita ha saputo esprimere credo che sia il pareggio. Casomai il Castelnuovo può recriminare sul fatto di non aver saputo chiudere la partita quando sembrava che questo fosse nelle sue corde. Lo Spezia forse si è fatto leggermente preferire nel finale. Sono d'accordo con te, mentre Cipolli comunque lotta ancora, riesce a contrastare su questo rilancio dei giocatori spezzini. Se n'è andato un minuto e mezzo di recupero, il rilancio poi del giocatore numero 14 De Vincenzo, Coppola subito in avanti, pallone per Francini, lo controlla Francini, lo affida poi a Cavalcante, ancora Francini di testa, ma è chiaro che, voglio dire, le uscite di Galli e Garpagnini, con l'uscita di Galli e Garpagnini, tanto Felici va a recuperare un ottimo pallone, Gommino Felici, vediamo se effettua il cross, si porta il pallone sul sinistro, non riesce a colpire di testa Francini, poi Cipolli, Cavalcante, il tiro deviato, aggancia Rossi, siamo in piena area di rigore, ancora pallone ribattuto, situazione di rischio nei 16 metri dello Spezia. Sì, veramente qui c'era da tremare, parlo per me ovviamente, il pallone in questi casi può schizzare sulla gamba dell'uomo libero, a quel punto in caso di tiro nello specchio della porta ci sono alte probabilità che il pallone termini dentro, perché è una situazione talmente ingovernabile che poi non ci sarebbe neppure più il tempo di recuperare, questo è chiaro. Quindi un Castelnuovo che ha comunque avuto ancora la forza di portarsi in avanti, e quindi direi in conclusione Guido, due squadre che hanno nobilitato assolutamente il big match della prima di ritorno. Il rinvio di Franchi, quando al nostro cronometro manca solo un minuto alla fine, il lancio in profondità per Zaniolo che scatta su di lui, chiude però molto bene Coppola che si accontenta del fallo laterale. Siamo davvero alle battute finali e le due squadre dunque hanno comunque cercato di superarsi fino all'ultimo. Chiappara, converge, posizione centrale, si libera di un paio di avversari, appoggia ancora a sinistra, pallone in profondità, Coppola, Cavalcante, Cipolli, 30 secondi alla fine, la sgroppata di Cipolli va via di forza, è però solo in mezzo ai difensori dello Spezia, pallone a destra per Felici, può affondare Felici, il cross, attenzione la difesa dello Spezia che riesce ancora ad allontanare, poi Barsotti, comunque con qualche affanno, Benedetti fa tutto da solo, da in mezzo Bordin a salvare stavolta. Ed è la fine, e finisce così. 2-2. Sì, finisce 2-2 qui all'Alessio Nardini. Io vi ricordo rapidamente i marcatori, aperto al minuto numero 25 Benedetti che ha rubato palla a Coti e ha messo in pratica nel 7 da 25 metri, due minuti dopo Zaniolo su passaggio di Agostini, ma ancora al 39esimo Rossi di testa direttamente su corner nonostante l'estremo tentativo di Melucci, poi siglava il definitivo 2-2 al decimo su azione Salsano, Coti, Zaniolo di esterno destro, il 2-2 di una grande partita, lasciamelo dire Guido. Certo, le squadre escono tra gli applausi scroscianti del Nardini, due grandi squadre che si sono equivalse e alla fine è finita sul 2-2, una battuta con Marco Scaltritti, dirigente del Castelnuovo. Ci teneva Marco a dire qualcosa proprio in chiusura di questa diretta. Voglio ringraziare soprattutto la tifoseria della Garfagnana che ha dimostrato un grande senso di civiltà sacrificandosi, riducendo la sua presenza, che dimostra che anche in Garfagnana questi eventi sportivi possono essere giocati, e al di là di quella piccola scaramuccia è stata una giornata di festa e di sport dove questi valori hanno prevalso. Questo era il senso che volevamo dare come società e ringraziamo i nostri tifosi e tutta la valle per questo grande momento di sportività e di gioia.
Ringrazio Marco Scaltritti. Prima di salutarvi, l'amico e collega Marco voleva aggiungere qualcosa. Sì, ringraziamo tutti i nostri tecnici, oltre a quelli di Noi TV, anche in particolare il nostro consulente Luigi Galassi, che ha reso possibile tecnicamente questa diretta, e tutti gli sponsor e ovviamente lo Spezia Calcio. Ma grazie soprattutto anche a te, Guido, per questa splendida esperienza di diretta quest'oggi. Credo un risultato che alla fine può accontentare tutti. Bene, da Guido Casotti dunque e da Marco Rocca un saluto, un ringraziamento per averci seguito. Vi ribadisco ancora una volta il risultato finale: Castelnuovo 2, Spezia 2. Lo Spezia può continuare ad inseguire la promozione. Il Castelnuovo ha dimostrato di poter continuare ad essere la grande rivelazione e grande realtà di questo campionato. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Mi ha fatto subito.